Fumble. È Fumble. E Nani. È l'edizione Nani da passeggio. Nani da passeggio. Nani da passeggio. Sì, mi piace Nani da... L'idea dei Nani da passeggio è un'idea molto interessante. No. A Warhammer potrebbe prendere piede ad Aldorf. Ci sono già dei ricchi nobili che stanno cercando il proprio nano da passeggio. Ecco, stavo appunto dicendo. Mi suona di schiavismo? Sì, suona di schiavismo. Sì, beh, chiaro. Siamo pur sempre in Warhammer, quindi la schiavitù è lì dietro l'angolo. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano dal vivo. Siamo in diretta su Spreaker in audio e su Facebook in video. Se ci volete ascoltare, lo potete fare da lì. Se ci volete ascoltare dopo la diretta e ci avete trovato per caso adesso, segnatevi la pagina, diventate fan e condividete il video per ricordarvi che c'è da vedere. In ogni caso pubblicheremo tutto quello che concerne questa puntata su fumblegdr.it e su qwerty.it, che sono i due siti di questa trasmissione. Su fumblegdr.it e su qwerty.it potete anche diventare soci di Qwerty e fare una donazione a Fumble. Mm-hmm. Fate donazioni, perché con le vostre donazioni abbiamo comprato il gioco a cui giochiamo stasera e due espansioni del gioco a cui giochiamo stasera, oltre a un'infinità di altre cose. Già. Se siete già soci e volete contribuire di più, potete fare un'altra cosa, che è scriverci una mail a fumblegdr@qwerty.it e noi vi diremo dove mandare qualche cosa da regalarci. Ad esempio, per lo speciale di Natale giocheremo a Alba di Cthulhu, che ci è stato regalato da Giorgio, e abbiamo già iniziato a bere una birra mentre aspettavamo di preparare la puntata, ma ne abbiamo altre 9. E... Abbiamo bevuto una birra? So che è stato praticamente nulla per un nano, però abbiamo bevuto un'ottima birra berlinese, anzi Manto, vai a prendere un'altra birra dalla scorta che abbiamo... È stato un piacere, non tornerò. Che abbiamo lì. No, no, torna, io voglio... Che pari nel laboratorio. Delle birre il cui sottotitolo è "La felicità non la fanno solo i soldi, bevete birra". Non lo so, ho preso una birra tradotta molto, molto a braccio. Ho una traduzione più corretta che mi ha mandato Mario, che ci ha regalato le birre, ma dovrei andare a cercare. E sono molto pigro. Se avete già anche fatto dei regali o non sapete che cosa regalarci, potete fare comunque delle cose utili per noi, che sono andare a condividere il podcast e andare a mettere delle recensioni e delle votazioni a 5 punti fatica iTunes. Sì, 5 punti. Suona male su. No, la fatica, no. A 5 stelle del caos è meglio. A 5 comete di Sigmar, anche se siete più imperiali che caos. Perdonatemi se oggi farò tante domande, ogni tanto potrei anche non farne nessuna, però se le facessi, perché io, per quanto mi ascolti le vecchie puntate di Fumble, cioè vecchie, mica tanto vecchie. Vecchie, le ultime, fa, quando non c'ero, ho un problema di memoria sulle regole. Ma prescindere dalla presenza, degli antibiotici scaduti. Sono scaduti. Abbiamo degli antibiotici scaduti. Sono a casa. Però la prossima volta ti forniamo degli antibiotici. Se vuoi il tuo bicchiere, è lì. Qua c'è la birra, versa. Grazie. Grazie Mario per le birre. Quella che abbiamo provato prima era già molto buona e questa si pronuncia altrettanto buona. Metto qua per eventuali danni. Ultima cosa, fumblegdr.it/shop è lo shop dove ci sono le nostre magliette, i nostri gadgets e dove potete comprare i manuali di Urban Heroes con il codice FAMOLAO. Scusa, non era in stereo. Pessimo, Mario, sei veramente... C'era un'uscita, una cazza. Capita. Se usate il codice, ci dividiamo da bravi amici i soldi e a voi non costa nulla di più. Se volete comprare Warhammer, sbrigatevi, perché ce ne sono poche copie in giro, e comunque su fumblegdr.it nelle puntate di Warhammer trovate il link per comprarlo su Amazon, e anche lì ci arrivano dei soldi se comprate passando da noi. Anche se dovete comprare come me le catene da neve, passate dal link di Fumble. Assolutamente sì, anzi, se dovete comprare elettrodomestici, passate dal link di Fumble, perché in genere sono bei soldi. Con i bei soldi, sforzo, con i bei soldi questa settimana abbiamo comprato il manuale di Mutant Year Zero, a cui giocheranno a SideQuest, che è lo spin-off ufficiale di Fumble. Ah, è vero, arrivati alla sesta puntata? Deve uscire la sesta settimana. Deve prossima. Uscire la sesta. Deve questa sera giochiamo a Warhammer, ma giochiamo un'altra puntata di Flashback, in particolare sui nani, Pintus, e tu avevi cambiato nome in... Vanguard era già il tuo nome d'arte e avevi deciso di chiamarti Hassar.
Ah, dai miei giusto. Appunti. Sì, 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 i miei appunti Assar. Sono là. Assar. No, non l'avevo Assar. Deciso io, mi sa che l'avevi sì, deciso. Era stato il generatore casuale. Ah, no, sì, giusto. Che ha deciso per tutti noi, imparzialmente. Perciò, veniamo a noi e veniamo a Pintus, che si è visto arrivare in casa, una delle tante case dove ha chiesto asilo perché suo fratello l'ha chiuso fuori dalla sua casa. No, non era e a sua, cui il fratello sua del fratello non di Pintus. Ah, ecco. Basta che non, casa di Barin. Basta che non abbia trovato posto in una casa di Elfi Erasmus. E beh, chiaramente sì. Ah, facciamo con anche festa. Qualche elfo. Ah, c'è del vino. Ah, vino elfico. Che è sta merda. E uno degli amici, tra virgolette, di tuo fratello un giorno è venuto a brancarti in una delle peggiori taverne dove sei un habitué. Per dirti che Herr Star, di cui tu hai già sentito parlare, almeno di nome, ogni tanto da tuo fratello, più quando rigliavi che perché lui te lo aveva detto effettivamente. Ma anche rigliavo, è che io continuo a lasciare messaggi sulla porta per entrare, ma non ho mai bussato veramente. Esatto, in realtà era a casa. Che uno dice, ok, un'altra volta. In realtà era a casa tranquillamente e tu avresti potuto non spaccare nulla, ma... Claudio, ti correggo, è Lontar Shieldmaster. Okay. Assar mi sa che era di Alarico. Possibile anche quello. Che poi ha detto brutto nome Assar. Ah, Assar già meglio. Sì, 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 sì. Che memoria. Scrivo. Aiuta. Stavamo dicendo che ti ha detto di andare al Boccale in Fiamme. Perché Airstar aveva una proposta di lavoro per te. Ok. Elfi, addio! Mai più starò con un elfo! Non vede il prossimo futuro. Ah, esatto. Ti sei recato alla locanda, al boccale in fiamme, e al boccale in fiamme hai trovato la porta chiusa, da dentro non sentivi venire praticamente nessun rumore, se non un leggero crepitare del fuoco del camino, che ti ha fatto capire che qualcuno all'interno effettivamente c'era. Pensavo perché mi avesse fatto capire che... ecco perché è in fiamme. Ma non ha... Non c'è il tipico rumore da taverna di un normale venerdì sera ad Aldorf. Immagino non sia una locanda nanica e quindi le finestre sono troppo alte. No, c'è in realtà una sola finestra. Ed è ad altezza essere umano. Cazzo. Vabbè, busso. Ehi! Di casa! Senti, dei passi che si avvicinano alla porta. La porta si apre e davanti a te c'è un omaccione grande e grosso. Chiaramente non del luogo, che ogni tanto hai visto nei vicoli chiacchierare con tuo fratello quando li guardavi da lontano, che ti guarda con disprezzo, entra, e ti fa cenno di entrare. Non sono sicuro di aver visto il suo sguardo di disprezzo, è sempre quel punto per cui sta troppo in alto perché riesco a distinguere. E all'interno della locanda vedi che c'è Herr Star, che è un uomo sui 50 abbondanti anni, seduto a uno dei tavoli. È l'unico tavolo a cui è seduto qualcuno e c'è l'omaccione in piedi davanti alla porta. E l'uomo ti dice: tu devi essere il fratello di Barin. Pintus, giusto? Sì, quello è il mio nome. La somiglianza è incredibile. Vieni, accomodati pure. Ah, grazie. Senti, ho una proposta che può interessare a entrambi. A entrambi me lei e entrambi me Barin. Me e te. Ottimo.
da poco comprato questa taverna. Mi pare una bella taverna, certo un po' vuota. E in questo momento sì, è vuota perché purtroppo il precedente locandiere ha deciso di non voler lavorare per me. In quel momento qualcuno dietro può, cioè, fa una scia di sangue, sta prendendo una scia di sangue. No? Vedi dei piedi sparire dietro un angolo. Ops! Quello che ti proporrei io a questo punto, se ti può interessare, è di prendere in gestione questa locanda per conto mio. Vabbè, gestire una locanda mi sembra anche una zona abbastanza piena di studenti. È piena di persone che hanno abbastanza tristezza in cuore da decidere di spendere i propri soldi in una taverna di questo genere, senza dubbio. Studenti. Chiamali come preferisci. Ovviamente tutto questo non sarà per grazia divina. Ti chiederò una percentuale dei ricavi, ma tu sarai libero di gestire la taverna come meglio credi finché i ricavi saranno costanti. In un paese che ho frequentato recentemente si chiama franchise. L'avvio? È già avviata, la taverna è già conosciuta ed è qui da parecchi anni, quindi non dovresti avere problemi a trovare clientela. Mi sembra un grande affare. Dov'è la fregatura? Nessuna fregatura, ho solo bisogno di qualcuno che non faccia troppe domande se dovessi usare questa taverna qualche sera alla settimana. Nessuna domanda, quindi non le chiede neanche cosa vuole per cena? No, esatto, ti chiederei io di andartene dalla locanda quando mi serve, se caso. A meno che non ti chieda esplicitamente di restare. Poche regole semplici. Se sei d'accordo, questo è un accordo tra gentiluomini, non è un contratto vero. È solo per ricordare a te quanto mi dovrai alla fine del mese. Tiro dal panciotto fuori degli occhialini. Mi fido, ma vorrei capire meglio. Siamo uomini d'affari, entrambi, ci mancherebbe. E comincio muovendo la bocca perché sono letterato, ma fino a un certo punto. sa leggere. Ecco. Sa leggere? Da quando? Intelligenza 2. Sapevo sapessi 2. Scrivere, basta. Si chiama disegnare quello. Me l'hai insegnato tu, che si chiama disegnare. C'è qualche cosa di significativo o è proprio un mi devi 10% tipo, cioè... C'è scritto che in poche semplici frasi che anche un inetto potrebbe comprendere, anche uno molto più stupido di te, c'è scritto: Herstar richiede 10 monete d'argento la settimana o il 10% del ricavato. A mancato pagamento, puntini di sospensione. Mancato orecchio. Mancato arto, pensavo, ma va bene anche l'orecchio. Forse meglio l'orecchio. Cominciamo. Ti consiglio di tenerlo in bella vista, per ricordarti... Ho un metodo semplicissimo. Vado dietro al bancone, prendo un coltello, toc! È così. Più in bella vista di così. Dimitri, dai la chiave della locanda al nostro buon Pintus. Ti mette la chiave sul tavolo. Discendenza orchesca? Nano, tu parla ancora e anche prima che tu non paghi io ti spezza gambe. Ah, la mia natura mi impone di trattenere le battute. Noi ci si vede tra settimana. E si Quante? Sposta tra settimana. Una settimana. E di una. Tu dire due settimana? Va bene. Io una torno settimana. Per prendere soldi. Ah, e domanda, è già rifornita la cantina o no? Per questa settimana, sì. Ottimo. Se non abbiamo altro di cui discutere, io tornerei ai miei affari. No, giusto una curiosità, così, perché so che mio fratello spesso ha a che fare con... la conosce, quantomeno,
li conoscete. Sono un po' di giorni che lo cerco e non lo trovo in casa. Sa per caso? Sì. Non è in città. Non è in città, ma bastava sapere questo. Vivo? Sì. Basta? Per ora. Vai. Da quel che ho sentito l'ultima volta era vivo. Tanto mi basta, non le ho chiesto se sta bene, mi interessa. Direi che ci siamo detti tutto quello che era necessario dirci. Buona serata, Pintus. A lei. E esce dalla locanda, seguito dall'omaccione. Sono ricco! Forse. Vabbè, lascia che c'ho un momento di sogno. Mi fermerei a un tetto! Guardi, la locanda in effetti è più grossa di quanto tu potessi sperare. C'è una bella stanza sul retro, c'è la cantina di sotto, c'è una decina di tavoli con circa 5 posti per ogni tavolo. Ma è una bella locanda. E una volta andato via Herstar, senti che dopo un po' la gente inizia ad arrivare, anche vedendo la porta semiaperta e il fuoco dentro acceso. È aperto, vero? La porta è aperta, quindi evidentemente una locanda è aperta quando la porta è aperta. Avanti! Due boccali, anzi, fai addirittura tre, il terzo magari me lo porto via. Va bene. Il boccale? Sì. È il mio primo gioco. Con Jacob lo facevo sempre. Poi lo riporta? Sì, e lui mi faceva uno sconto sulla birra che gli riportavo. Ok. Comincio a spillare, a portare in giro e mi fa. Non è che non ho avuto tempo neanche di farmi due conti. Non oso immaginare cosa riportasse. Ma ti ho dato una scura ieri sera perché è bionda stamattina. Io ti dico, vorrei giocarmi come. Così per prova. Il primo. Il talento della classe. Mm-hmm. Una volta per sessione posso vendere qualcosa a un prezzo di rarità maggiore rispetto al suo. Ok. E comincio a spillare birra dicendo che è una nuova annata per la nuova apertura e viene da lontano questa. Birra nanica. Nanica, guardate. Quanto hai in carisma, in fellowship? 4. Ok. Tira 4. Più 2 fortune. Allora, tira 6 dadi bianchi. Tanto te l'avevi fatto tirare solo dadi bianchi. 2, 3, 4, 6. Ogni successo è una moneta d'argento in più che fai in tutta la sera. Una di base per il talento che hai usato. 4 monete d'argento. Nella prima serata di cui non sapevi assolutamente nulla di come si gestisce una locanda. Poi bisogna vedere se saranno effettivamente introiti o sì, se anche dovrai quello. Ripagare tutto quello che hai sprecato questa prima sera. Credo no. Sto già pianificando una cosa che tipo dalle 6 alle 8 di sera servo le patatine andate male del giorno prima. Esatto. E dico che. E lo chiamo aperitivo. Esatto. E quindi quello che vendiamo. Black Plague Friday. Sei estremamente stanco alla fine della serata. Anche perché ormai è l'una di notte quando riesci a cacciare via l'ultimo tizio che stava bevendo. E sarò pure diventato ricco avendo una locanda. Ma abituato a un tenore di vita non proprio altissimo. Mi faccio fuori tutti i fondini dei bicchieri prima di pulirli. Ok, fai una prova di toughness. Sì, perché si sa che. Perché sei in una delle peggiori locande di Altdorf. Ma anche nelle migliori. Cioè. Sta cosa. No, ma. Le prove di toughness. Lui è già robusto di suo, quindi in una di quelle da nobile magari non gliel'avrei fatto fare. Devi usare blu e verdi. Puoi anche usare i verdi se vuoi, perché tanto non siamo in combattimento. Io non per fare l'avvocato del diavolo, ma non ha molto senso i verdi. Però dici che dovrei usare i rossi.
No. No, perché sono le stance e quindi è inteso, lo faccio con calma, lo faccio aggressivo. Sulla costituzione al massimo sta un po' male, ci mette un po', però non sta effettivamente male. Sì. No, vai. E senza difficoltà. Tanto tirato tu, quelli. Fai 3 di difficoltà. Ah, sa come vincere facile, scusa. Anch'io il primo giorno l'ho fatto, andatissima. Hai solo un po' di aria nella pancia alla fine. Perché... sono da solo nella locanda e guarda come trombeggio proprio. No, non allontanare il fuoco, non allontanare il fuoco. Tutta la polvere da spalla della birranica, dove finiamo? Comunque Mario fa giustamente notare che... e poi diventa il boccale infuocato. Effettivamente Mario fa notare che la birra arriva veramente da lontano stasera. Vedi? Giusto. E poi hai appena chiuso e sistemato tutti i boccali finendo i fondini. Quando senti... è chiuso! Apri la porta. Non peggiorare la situazione. Ne riconosco la voce. No, non l'hai mai sentita. C'è uno spioncino? No, è una porta di una taverna, non c'è uno spioncino. Ce lo potrai montare in futuro, ma al momento non c'è. A e forza... anche se ci fosse. A forza di messaggi si può. E anche se ci fosse, sarebbe ad altezza umano. Quindi prendo la sedia, prendo lo sgabello che stavo usando da dietro al bancone perché è troppo alto. E lo metto accanto alla finestra e mi sporgo. Che cazzo è? Ci sono fuori 4 tizi belli grossi con mazze, ferrate, pugnali in mano. No, tiro fuori la testa e quando le vedo non urlo. Fai. Che cazzo è. Okay. Ok, allora fai una prova di scaldaggeri per vedere quanto aia di nascosto lo stai facendo. Aia, anche qua puoi usare i verdi, eh. Sì, non è che vado molto più là, eh. Rapido. No, il verde è meglio del blu. Ci sono più successi. Sì, ma ho questo. Non importa. È comunque meglio viola. Di blu. I viola, dato che loro stanno attivamente cercando te, sono 3 viola e un nero. Sì, come no. proprio. Perché uno è meno furbo degli altri, quindi da solo invece che un viola. Certo. Ma io... è un fallimento che era. Uno svantaggio, cioè è andato anche abbastanza bene. Poteva andare peggio. Tu ti sporgi, hai visto, ne hai visti 3 all'inizio, il quarto lo vedi perché all'ultimo ti prende per il bavero. Oh! E iniziamo a fare una bella prova di agilità per vedere se ti picchio prima io o mi picchi prima. Non so. No, è solo un'iniziativa, dai. Io faccio un successo e 2 vantaggi. Lui ti prende per il bavero. Tu aspetti. E senti, anzi, più che senti, vedi il pugno che parte verso di te. Quanto hai di difesa senza scudo e senza armatura, presumiamo, perché non sapevi di dover menare qualcuno? Si può avere della difesa senza? Sì, hai la tua destrezza. Sempre 2, eh? Cioè, è l'unico valore che non ho tirato su neanche... il pensiero. Vedi perché la mia era 5. Ma io contavo nel blocco granitico. Se continua il blocco granitico vuol dire che deve essere pronto a prendere gli schiaffi. Schivi il pugno che non ti fa nulla, però senti che ti trascina di forza fuori e ti butta per terra, e quindi adesso ti trovi per terra in mezzo a questi 4 e sta a te. Ok, aiuto. Ho fallito, ma ho fatto 3 vantaggi. Dunque, mi tiro in piedi. Mm-hmm. Che è la tua azione, la tua manovra. Eh beh, sì. Visto che sono a portata, posso utilizzare afferrare per afferrargli i coglioni. La difficoltà sarà più alta, però. Che sì. Carta è afferrare per afferrare? Vabbè, no, non è afferrare. È una carta afferrare i coglioni, è tipica di Warhammer. No, ma solo l'afferrare qualcosa mi mancava. No, è che è grappo.
Ah, è lotta. No, no, poi, non posso dirgli voglio lottare con i suoi coglioni, però. Ok, sì, puoi usare grapple, ovviamente. Che cosa dice grapple? È una prova di... In questo caso mi sa che andrò sul rosso, perché... non mi sembra la tema. Per una se volta vuoi, vita. Però... dato che prima della scena eri verde, quindi non puoi partire da rosso. Quindi allora rimango verde. No, vado anche sul verde, non importa. Okay. Ci sta pure così. Basta. No, grapple dice... una mano libera ingaggiato con il nemico. Sì, e sì. Sì, e sì. Atletica contro atletica. Ok. Intanto andiamo così. La sua atletica è questo. 3 viola e 2 neri. Ok. E chi è? Al Kogan. No, è gente che va in giro a riscuotere i soldi per la gente. Quindi è abituata a fare a botte e a inseguire le persone per strada. Sono liquidario, ho capito. Davano i bianchi il train, non mi colpivo le skill. No, le skill danno giallo. Giallo. Vai. Una stella del caos, un fallimento che toglie questo. Questi due si annullano, però puoi ritirare il giallo. Sono 3 successi e una stella del caos. La stella del caos ti dice qualcosa sulla tua carta? Allora, la stella del caos... no, questa qua è la cometa. No. No. Ok. No, e quei successi? 3 successi con 3 come sopra, quindi vabbè, grab. Mentre questa carta si ricarica, rimango attaccato a lui, quindi... Ok. Continuo. Non può disingaggiarsi o fare qualsiasi tipo di manovra. In più si becca un nero a qualsiasi check faccia. In questo caso ci crede, non può fare sì, tipo di fischia. Allora, che si fa? La stella del caos, però il problema è che gli altri 3 invece sono liberissimi di agire e non se ne stanno fregando, cioè si stanno abbastanza fregando del fatto che il loro amico è letteralmente preso per le palle e gli stai pure dando la schiena e gli stai se dando si la ricarica schiena. Per la ricarica adesso si ricarica 2 grazie e infatti senti le mazzate che arrivano sulla tua schiena. Aia. Quindi loro il mio scudo e la mia armatura convertono i... Sempre lo scudo. Vestizione schiena. Barista! E ti arriva un boccale al volo. Benissimo. Barista! 2 boccali. Le hai dato un punto fortuna perché gli stai praticamente dando le spalle per tenerne fermo uno. Però loro hanno potuto convertire solo... Cioè hanno solo 3 dadi invece che 4. Però sono rossi. Mi pare. I rossi fanno male. Però no, è andata non bene. Molto, non molto, anzi. È andata molto di schifo, anzi, per loro. È andata veramente una merda. Yeah. Non c'è niente. E... un fallimento e 3 svantaggi da casa. Il problema è che loro stanno per gonfiarti di botte e senti il tizio davanti a te. No, state fermi, vi prego, non fate niente. Ho la situazione in pugno. Ah, sì? E lui cerca di liberarsi da nel solo pugno. Cerca di liberarsi da solo. Gli dai un nero? Sì. Un successo secco e piatto. Ti dà una botta in testa. Non troppo forte perché non vuole rischiare che tu stringa inavvertitamente la mano, ma abbastanza da farti indietreggiare quel tanto che basta da lasciarlo libero. Ok. Però ha fatto tutto e adesso è lì. Almeno 3 stress questa cosa. Ma infatti lo consideriamo fuori gioco. È lì in un angolo vivo, ma fuori gioco. E con mano e la sua manina delicata che fanno. Esatto. Pintus. Allora. Che cazzo siete? Ho appena preso questa locanda, non mi vorrete mica rovinare subito, vero?
Non ce ne frega un cazzo se la locanda è tua adesso. Tu pagherai per quello che hai fatto. Tu e il tuo amico. E troveremo anche lui, stai certo. Adesso non sappiamo. Io non ho amici. Chi sono i tuoi amici? I tuoi amici sono i suoi coglioni? E comincia a dire parole un pochino a caso facendo twisting balls. Ok. Ok, guy contro disciplina. La loro disciplina è bassa. Meno male, almeno quella. Per... Però sono convinti. Fagli... Hai un nero. Io ne sposto di uno perché visto che posso. Mm-hmm. Si beccano... Inizia a prendere il pool. Vabbè. Di dadi che ti servono. In realtà è una roba un po' meno... Fellowship. Però... Era giusto per rincrogliare. Gail, ce l'hai? Sì, ne ho tre. Tre gialli? Sì. Ha maxato le schiffe. Sembra giusto. Sti gammeloni. Che merda. No. Beh, non direi proprio, no. Tira un altro giallo. C'è una cometa. Però c'è quattro svantaggi e un plotone di successi. È una cometa. Inizia a dirgli parole a caso e adesso ti dico che cosa ti dice. Ma dura un solo secondo. Poi sì. Gli altri gli danno una... Più che altro perché sto cercando di capire che cazzo vogliono da me. E ti dice: non fare lo scemo, Barry. Sappiamo che è colpa tua e del tuo amico Lothar. Se non ci dici dov'è lui, tu da qua non te ne esci vivo. Se ce lo dici, potresti anche uscirtene solo con una gamba rotta. Ma sono Plintus! E però tocca a loro. E mi servono tre recharge. No. Perché per ogni coso togli un recharge. Ah, allora no. Ne hai quattro, quindi... E dopo puoi rifare... Di nuovo. Sì, vabbè. Così gli fai incazzare come delle scimmie. Cioè, più che altro in tutto questo in realtà io ci ho parlato e basta. Però mi rimane... No, la manovra l'ho fatta qua, quindi basta. Esatto. Insomma, un paio di uova le hai rotte. Letteralmente anche questo. Strano che manto supercazzoli la gente. Ma è un episodio nuovo o l'abbiamo già visto? Però complimenti, però sì, però. Cioè, no, ma devo dire che questi ragazzi mi piacciono. Sono bravi, sono bravi. Hanno fatto quattro fallimenti, cioè un fallimento e quattro svantaggi. Cioè, con tre dadi rossi, tre svantaggi. Grazie, devo dire, grazie. E vedi che si stanno tenendo un attimo lontani da te, perché quando gli hai detto... quando gli hai detto io sono Pintus, vedi che hanno iniziato a cercare di fare... Non ti sembrano particolarmente svegli. 2+2 con il loro cervello e stanno ancora cercando di capire la situazione. Quindi tocca a te e hai un bianco in più... A spruzzo. Perché loro sono molto confusi e non stanno capendo se effettivamente gli stai dicendo una cazzata tu o hanno sbagliato loro. Questo mi dà la possibilità di respirare un secondo. Mm-hmm. E comincio a riempirli di insulti a raffica. Ok. In cui: sporchi razzisti bastardi, vero? E tutti i nani sono uguali. E chi cazzo è questo Barin? Ok. Perché se dico che sono tuo fratello sono fottuto. Ti menano lo stesso. Ti menano lo esatto. stesso. E vado avanti per un po', gli rifaccio quella di prima. Ok. Attivo sguardo glaciale. Ok. E che leggi tu perché... Inizia a tirare intanto. Attivo sguardo glaciale, però non so cosa fa a leggi. Come funziona questa mossa? È la mia... Ok, praticamente devono fare poi loro una prova o essere addirittura scossi per due round. Mi sto parando il culo in un modo... Devo dire, per essere un tank stai tirando delle ma è un tank nervali. Mentale anche. Un tank mentale. La difficoltà è la loro disciplina, ma in più sono confusi, quindi non hai il nero e cioè avevi quel bianco in più che ti ho detto. Oh, abbonato alle stelle del caos. Tieni. Che però i tuoi vantaggi vanno via. Possiamo considerare un sacco di successi.
È un vantaggio. È un vantaggio. Un sacco di successi. Ci metti un po' di tempo a trovare le bestemmie giuste. Esatto. Dai. Queste clessidre. E inizia a supercazzolarli veramente tanto. Questa non è più attiva. Perché con la clessidra ti posso anche togliere dei token di ricarica. E così facciamo. Togliere, non aggiungere. Dipende, se è di quelle che ti aiuta a averne. Li togli, se è di quelle che ti aiuta a non averne, li metti. Ho capito. Come lo scudo di Ral di fiamme che diventava più forte più ne aveva, a lui li potevo togliere. E vedi che quello che avevi stretto in pugno si sta avvicinando agli altri e dice: forse abbiamo sbagliato persona. Dovremmo tornare dal duca e chiedergli se effettivamente dovevamo cercare Barin o magari era qualcun altro. Questi nani sono tutti uguali, non le capisco. Dimmi che posso caricarlo mentre sta parlando con gli altri. Ho appena detto tutti i nani sono uguali, ce lo dico io e un conto. Oltretutto tu sei veramente uguale al nano che cercano. Hanno ragione. Sì, comunque poi, dato che tocca poi a te, perché loro si stanno allontanando. In questo specifico caso i nani sono tutti uguali, perché sono due e sono quei due nani sono uguali. Sai che però non so che cosa si può usare per una caricata. Fai un attacco normale. Ok, vabbè, usa block per bloccargli la crescita. Sì, davvero, come calcio nelle palle. 1, 2, 3 e 1, 5. Weapon skill, tu hai qualcosa? Sì. E che arma stai usando però? Quella con cui hai la la tua weapon skill su cos'è? In teoria era sulla mia mazza. No, sul martello. Martello. Quindi no. Però la loro difesa in questo momento è solo i tre viola e basta. Va bene. Che brutta roba. Li hai confusi, sono disorientati per due round e anche tu hai fatto una merda. C'è un altri due successi. Riesci a prenderlo? Tre successi, uno svantaggio? No, perché no. Questo sì, due svantaggi perché c'è anche una stella del caos. Così. Lo carichi con il boccale. Lo stendi lui. Però gli altri... Aspetta, non volevo caricarlo stendendolo in quel senso lì. Cioè, era proprio fare... fare i coglioni. Ok, ma è una stella del caos. Sì, ok, va bene, allora. Okay. Lo stendi e gli altri si girano e ti dicono: anche se eri la persona sbagliata, adesso ti dobbiamo menare. Lo capisci, vero? E quindi... Io non ho fatto la manovra, però... E corre indietro verso la porta. Ok. Allora, uno di loro, stavolta non uso più i dadi rossi, uno di loro prova a buttare giù la porta, che è una porta normale di locanda però, e non è ancora chiusa. Mi piacerebbe dire io sono in piedi accanto alla porta fuori perché non ho detto che l'aprivo e entravo, però va bene, perché sarebbe stata una scena bella da vedere. Comunque, no. Eri davanti alla locanda. Ovvio che sono corso dentro, però io non mi immaginavo di riuscirci. Non ti sei mai allontanato dalla locanda, sei lì, ti ha tirato fuori dalla finestra. Sono un nano, le distanze sono maggiori. No, le distanze sono le stesse. Però Pintus si chiude un tempo dietro la porta e senti che sbatte contro la porta e dice agli altri: datemi una mano, deficienti! E anche gli altri due si uniscono e cercano di buttare giù la porta. È la porta più resistente di tutta Altdorf. Porca puttana. Perché è che la uso come... Esatto. La scardine la uso come scudo. C'era lo scudo torre una volta. Invece i nani hanno lo scudo porta. Tu stocca a te. Intanto volevo dire a Mario che la birra stiamo già bevendo. Allora, ed è buonissima. Io... Abbiamo già bevute due. Sinceramente, mi piacerebbe dire prendo il mio armamentario, ma non ho il mio armamentario, quindi fase A-Team, prendo un grosso vassoio della locanda, ci avvolgo attorno uno straccio, me lo leggo al braccio,
e dall'altra parte prendo un mattarello. Ok. Cioè, le cose più, cioè la cosa più probabile. No, un mestolo, dai, un mestolo. Un bel mestolo di metallo. Sai che hai dei coltelli? Non sono per le cose affilate. Ok, dire. Va bene. Certo, se sei abituato alle armi da botta, cerchi più roba da botta. E intanto sposto davanti un tavolo. No, beh, ho fatto queste due cose, quindi direi che per ora il primo giro è... prendere quelle due cose è una manovra. Se vuoi hai un'altra manovra... Con l'altra manovra sposto il tavolo. Ok. Se vuoi fare la seconda manovra, prendi un punto di fatica. Che però finché non superi la tua toughness non conta nulla. Quindi per ora te ne prendi uno. Poi quando arrivi a 6 ne ripartiamo. Ma è quella più alta o toughness? No, è quella più alta. Lui ha toughness. No, era per sapere per... È che lui ha molto alta toughness, quindi gli sì. E dentro di me è un... Barin, ti stacco la barba la prossima volta! Poi ci faccio l'esplosivo, lo sai, vero? Con la barba? Sì. Loro provano un'ultima volta tutti insieme a buttare giù la porta e se non ce la fanno torneranno domani. Non c'è un nero perché ci ho messo il tavolo? Sì, hanno anche un nero perché ci hai messo il tavolo. Io se non tiro il massimo di fallimenti che posso tirare, non sono contento. Oh signore. Senti che sbattono contro la porta e da fuori ti dicono: torneremo con delle torce. Sì, torniamo con le torce, diamo fuoco a questa locanda di merda, hai capito, nano? E poi troveremo gli altri nani, quelli che... Siete tutti uguali! E senti che se ne vanno. E dalla finestra... Intanto vedi di tornare con le palle se le ritrovi! Stanno trascinando via l'amico svenuto. Che ora cambierà mestiere. E la cantante lirica. Guardando dalla finestra vedi che si stanno allontanando nei vicoli. È completamente buio e nonostante abbiate urlato parecchio, nessuno ha accennato al minimo interesse alla cosa. Le guardie non si sono fatte vedere. Beh, che non è un male di per sé. E nel frattempo passiamo un attimo a Barin. Mentre tu vai a prendere una birra. Sì, la sigaretta che la birra. Fai una buona azione, buon uomo. Barin, tu ormai lavori da 3-4 giorni per Herstar in una delle sue villette di riserva. È un posto in realtà molto piccolo che viene usato più come... rifugio di emergenza quando c'è bisogno di far sparire qualcuno tipo te. Ma vedi che è stato attrezzato abbastanza bene in modo che tu possa lavorare al cannone, ovviamente secondo me almeno direttivo. Esatto, almeno per le parti iniziali, poi quando si saranno calmate di più le acque magari ti sposterai in un posto più adeguato, però comunque per iniziare a progettare e a fare i calcoli necessari è più che adatto e ci sono già alcuni strumenti che puoi iniziare a... Certo, tavole, scenografie, righelli, pesi... Via. Quindi, inizia a vedere come sta venendo il progetto del cannone. Ok. Quello che si aspetta è stare a un cannone molto buono, quindi la difficoltà è 3. E io direi che siccome fa parte dell'intelligenza, queste le bruciamo subito. Quindi, spendo un fortuna. Aggiungo 2 per il talento ai Sims to Recall. Tutti i vantaggi diventano successi, poi una fortuna del tiro, lo faccio ovviamente con tutta la calma di questo mondo. Ci mancherebbe. Beh. Nessuno ti sta mettendo fretta. E direi education, come talento. 3 viola. Facca della minnella. Però forse riesco a bilanciarle. È andata comunque bene. Meglio a un po' meno bene di quanto ti aspettassi, ma bene. Ma insomma, 5 successi. Poteva andare ancora meglio, ne devi anche rilanciare. Giusto. Uno. Vai, 6 successi. 7 successi. Contavi di essere molto più avanti, ma in realtà sei molto avanti. Solo che per i tuoi standard sei un po' indietro. Cioè ti dà un po' fastidio essere solo quasi alla fine dopo 4 giorni. Più che altro per i miei standard. Non c'è il tocconaico, non ho avuto il tempo di farlo e me ne accorgo in fondo. È un maniaco del lavoro.
fuori, fuori dalla, dalla tua casa sai che c'è sempre una persona di guardia. Mm-hmm. Che ogni tanto entra anche a chiacchierare con te. Non hanno messo Dimitri fuori dalla porta. Perché Airstar sarebbe morto prima, se no. Airstar sa che non andate d'accordo e voleva metterti nella condizione migliore per costruirgli il cannone migliore che potevi. Come si chiama questa persona? È un tizio locale, in realtà è più una specie di allarme vivente, perché non è particolarmente grosso, però ti sembra molto veloce e in grado di andare a chiamare chi è in grado di pestare qualcuno. Ok. Si chiama Dietrich. Dietrich. Mm-hmm. E in quel momento senti la porta che si apre ed è Dietrich che ti porta da mangiare. In genere porta stufato o qualcosa del genere. Comunque cerca di andare incontro ai gusti nanici, per cui c'è sempre almeno un boccale di birra, che per me è buonissimo, però è quello che lui riesce a portare. È gratis e arriva tutte le sere, quindi vabbè, è già tanto rispetto alla situazione che mi aspettava. Ti poggia il vassoio davanti e ti dice: quindi come sta andando il progetto? Vedi che sembra, nei giorni passati sembrava molto interessato a la birra, a capire effettivamente a capire effettivamente che cosa stai facendo, come se volesse imparare. Ma devo dire bene, il cannone a tre fasi sta venendo bene. Perché tre? Perché così spara più lontano e più preciso, col proiettile che ruota su se stesso. Perché farlo ruotare dovrebbe funzionare meglio? Io se ruoto non vado molto balistica? Più lontano. No. Ok, e mi metto a spiegargli perché un colpo che ruota su se stesso è più preciso e stabile ed è anche perforante. Ci fosse stato tuo fratello, ti avrebbe chiesto una. Mai detto balistica o ballistica? O barista. A quel o punto avrei testato il cannone subito. Accartocciando il foglio e tirato, perché non ho ancora il cannone, però. Vabbè, grazie. Herstar chiede tra quanto potrà iniziare a costruire effettivamente il cannone. Che gli devo dire? Direi che ho visto tutti quei successi presto. Direi che è quasi, cioè no, è completato il progetto di base, è completato. Posso andare a dirglielo allora? Direi che avrei però un po' bisogno un po' di pausa. Effettivamente mi fumano gli occhi. Purtroppo non credo che Airstar sia contento di concedere pause, però chi sono io? Magari è no, è per dire che ho finito in anticipo la concentrazione necessaria. Serve per un progetto importante come questo. Beh, io vado a chiamare Airstar, poi glielo spiegherai tu. Ma può venire, professore. Il progetto è finito. Allora vado a chiamarlo. Corri! Esce dalla porta e dopo un'oretta senti di nuovo aprirsi la porta. C'è Herstar, dietro c'è uno dei suoi soliti buzzurri chisleviti. Non è Dimitri. Non è Dimitri, va bene. Che il povero Nicolai mi stava simpatico, però non è il posto sbagliato, al momento sbagliato. Purtroppo no. Non è Nicolai. E Herstar ti dice, quindi? Siamo a buon punto? Direi di sì. Molto bene. Il cannone è pronto, lunga gittata e perforante. Perfetto. Potrebbe anche buttare giù, che ne so, per dire, uno di quei grossi troll che gli orchi si portano dietro? Già un cannone normale, lo dico a parte come giocatore, già un cannone normale dovrebbe fare quello che ho progettato, dovrebbe strafare, cioè dovrebbe tirarne giù tre in fila in teoria. Molto molto bene. Sono molto contento che tu possa iniziare a lavorare subito, anche perché credo che le acque si calmeranno molto presto. Ho messo in moto delle cose che accelereranno la risoluzione dei nostri problemi. Mm. E non c'entra Quintus, vero? Io scusi se glielo richiedo, ma... Fai una prova di intuition. Dove l'ho? Calocca sbordolato via. Pessimo. Ma è il tappo che mi è andato sopra, perché l'ho calcolato.
È il primo giorno dello cambiere, dai, su. Difficoltà? Sono un bevitore di norma. La difficoltà è la sua disciplina, quindi sono 4 viola e 2 neri. Non lo immaginavo. Una roba cialda. Oh, si può combattere quasi ad armi pari. Sì, sì. Quasi. Bisogna vedere viola quanto sono di buon umore stasera. Con me per niente, con te di più. Ma insomma, non è che ci sia questo plotone di roba. Aspetta. Dicevi? Dicevi. Questo questi se ne vanno, questo se ne vanno. Questo. Sono 3 successi e un vantaggio. Ah, non è che ci sia molto. 3 successi e un vantaggio. Oh, a colpo d'occhio. Beh, lo guardi abbastanza fisso da smuovere qualcosa in lui e ti dice: beh, non mi aspetto che muoia. Diciamo che... diciamo che gliel'avevo già chiesto se c'entrava mio fratello. Gradirei che la famiglia... Tu mi hai chiesto se sarebbe stato fatto del male a tuo fratello. Per ora credo che lo stiano solo minacciando. No, Stark, io gli ho chiesto se c'entrava mio fratello in qualsiasi caso. No, lieve sembra... o di alta entità che fosse. Poi mi sembra di ricordare che le tue parole fossero diverse. No, le ho scritte. Le hai scritte? Le hai scritte in gioco? Le ho scritte in gioco. È un gioco mentre scrivi, c'è il taccuino dietro, io in gioco. Sai, non gradisco molto la gente che... che sa tiene, scrivere? Che tiene nota delle cose che vengono dette in privato. È Stark, guardi. Che prendo il taccuino, strappo la pagina e la strappo così. Io mi fido della sua parola adesso. Perfetto. Lo faccio per abitudine, per prendere appunti della mia vita. Mi ricorda la vita. Perfetto, quindi non c'è nessuna traccia di quello che ho detto. Perché ce n'è bisogno? No. Preferisco però che non ci sia nulla di quello che ci siamo detti. Ovviamente. Io sono scritto era... che mio fratello non avrebbe subito conseguenze. Mm-hmm. Posso avere quel taccuino? Sì. Ne ho un altro. C'è scritto altro di su Air Star, sul taccuino? Sta scherzando? No, te lo sto chiedendo io come master. Ah, no, scusa. No, no, di Air Star che lui c'è scritto. C'è il codice. C'è okay. Il codice di comunicazione, quindi no. Intanto salutiamo Laura che oggi era in ospedale e quindi ci sta ascoltando dall'ospedale. Wow. Anche perché la sua compagna di stanza è un po' sorda. Ciao Laura! Ottimo. Lui prende il taccuino, lo guarda, lo legge accuratamente, te lo restituisce e vede che ci sono sopra appunti di chimica che capirà benissimo, non fa nemmeno lo sforzo di capirli. Mm. Non gli interessa, lo riprendo. Sia chiaro che io sto facendo quello che sto facendo per il mio scopo personale, ma anche perché preferisco aiutare un amico che perdere un valido aiutante, qualunque sia il mezzo. Se preferisci che io ti consegni al Duca per salvare tuo fratello, siamo ancora in tempo per cambiare i nostri accordi. Non intendo questo, però io mi fido di lei, il nostro rapporto penso che sia andato al di là del semplice lavoro. E siete infatti amanti. Sto cercando di salvarti la vita, la tua vita. Infatti io lo apprezzo tanto, però gli avevo chiesto se non c'entrava mio fratello. La famiglia per noi è sacra. È più importante la famiglia che si sceglie di quella che si ha. Ho imparato. È vero, ma per noi nani la famiglia ci viene donata, quindi alla nascita. Possiamo prendere strade diverse, possiamo avere un fratello un po' più problematico del dovuto... ma rimane pur sempre tuo fratello. Non è giusto che per un tuo l'orecchio. Problema leva il boccale dall'orecchio. Se vuoi ascoltare la voce di tuo fratello, diceva mamma nana, metti un boccale a fianco. È come quando metti le conchiglie di fianco all'orecchio e senti il mare. I se metti un boccale fare. Senti i nani. È così, è una realtà. I progetti sono quelli, e indica sì. I fogli sul tavolo. Per la fase successiva avrò bisogno di uno che si intenda di ingegneria.
Il metallurgista. Nel frattempo lui inizia ad arrotolare i fogli. Questi li terrò io. Prenditi un paio di giorni di riposo. Voglio che tu sia pronto a lavorare. Sì, grazie. Ci ho lavorato sodo su questi progetti. Avrei bisogno di un attimo di riposo. Prenditi 2 giorni di riposo. Per le meningi. Solo evita alcune zone di Altdorf che potrebbero essere problematiche. Come sta mio fratello? L'ultima volta che l'ho visto era sano, vivo, vegeto e ricco. Dove lo posso trovare? Diciamo così. Io comunque ho cambiato aspetto. Sì, ma sei sempre un nano. È vero, assolutamente vero. Comunque diciamo che gli ho trovato un buon lavoro. Mi faccio indovinare. Nonostante tu possa pensare che io stia cercando di uccidere tuo fratello al posto tuo, io voglio solo che chi sta cercando te pensi di aver sistemato la questione. Ma voglio anche proteggere il mio investimento. Voglio solo che lo spaventino un po', o che lui li spaventi abbastanza. Tuo fratello mi sembra abbastanza robusto da poter prendere qualche sedia in faccia. Sì, ma non so se il conte si accontenterà solo di qualche sedia in faccia. Il duca magari no, ma i suoi uomini sì, e al quarto uomo che il duca manda da tuo fratello e torna con il naso rotto, sarà difficile anche per lui trovare qualcuno. Sto pensando che potrei giocarla sul fatto che sono identico a mio fratello, quindi se ne vedessero due magari non comincerebbero a dar di matto quelli che vengono a loro. Potrebbero pensare a una casa infestata, a una locanda infestata dai nani. Devo dirti qualcosa, nonostante gli uomini che abitano ad Altdorf si sembrino molto stupidi rispetto a me, molti di loro hanno comunque dei gemelli. Sì. Non è una cosa strana vedere due persone uguali. No, lo so, ma due nani uguali? Immagino già. Ora certe persone. Ora non sei più nemmeno così uguale. Non hai nemmeno la barba rossa che contraddistingue il vostro clan. Assolutamente vero. Quindi sembreresti semplicemente un altro nano. Sembrerei semplicemente uno shieldmaster. Certo. Tra 2 giorni. Gliela ricordo, non sono preoccupato per mio fratello. E io voglio confermarti solo che prendo cura dei miei investimenti. A parte quando i miei investimenti sanno cavarsela da soli. Quindi sta dando grande fiducia a mio fratello. Non con la locanda sicuramente, ma nel gestire mazze e pugni sì. Ho seguito anche lui come ho seguito voi, maestro Weingart. Beh, quello era già il mio nome, lo conoscevate già. Sì, so. È stato scoprire Balin. Esatto. Come ho trovato il tuo nome, ho fatto seguire anche tuo fratello. Non è stato particolarmente difficile trovarlo, devo dirti. No. Non è un tipo che passa inosservato e che cerca di fare le cose sottovoce. No, effettivamente è mio fratello quello. Quindi io non mi preoccuperei troppo, ma in ogni caso prenditi questi 2 giorni di riposo. Va bene. Ti voglio pronto dopodomani. Certo. Ti sposteremo in un posto più consono a quello che devi fare. Potrebbe essere fuori città. Nessun problema. Soffri il mal di mare? Mal di fiume? Come ogni nano un po' sì. Però se è solo il trasporto. Beh, dovremo fare qualche miglio sul fiume. Non, non penso sia un problema. Perfetto. È no, esattamente pensavo il tipo di mentalità che mi aspetto da un ingegnere nanico. Pensavo avesse una fonderia su una nave, mi stavo chiedendo come facesse a fare le colate che vanno a sinistra e a destra. No, penso più a un posto un po' fuori città dove le guardie non facciano grosse domande e dove un nano non attiri troppo l'attenzione. Perfetto. A presto, mastro. A presto, Erstar. Può chiamarmi Balin. Non sappiamo chi stia ascoltando. Ha detto prima che mi chiamavo Balin, non per sì, dirlo. Non voglio prendere l'abitudine di farlo quando ce ne andremo da qua. Ah, ovviamente. Ovviamente. Buona giornata. Anche a lei. E Herstar esce dalla stanza
non chiude la porta, perché tanto in realtà sei in teoria libero di uscire. PS lo dico ora, visto che ho avuto la marea di successi, voglio aver messo un difetto nel progetto, un difetto che nessuno può notare tranne me. Ok, la serie. Colpisci lì in quel punto e il cannone esplode. Genio. Va bene, almeno la uso. Genio. Ok, me lo segno, perché poi quando sparerò quel cannone che adesso avete trovato me lo dimenticherò. No, no, il cannone funziona, è come il nuraghe, che resiste a qualsiasi cosa, togli la pietra portante e crolla il nuraghe. Dovessi usarla contro di me, so cosa fare. Sembra più che saggio. Ho appena creato un cannone che spara contro il troll. E contro un nano fa un brutto effetto. Così, eh? La sensazione. Sei libero di vivere questi due giorni di pausa come credi. Tu e tuo fratello avete tenuto un qualche modo per contattarvi negli anni quando eravate in giro e non dovevate farvi magari vedere per qualche giorno? No, dall'ultimo background no, perché ti ricordo sono anche andato a giro e non lo sono riuscito a trovarlo, quindi... C'era l'ultima riserva, che era quella dell'appendere alla bacheca delle diligenze XYZ. Ti ricorda niente? O sto sbagliando io a ricordarmi come era fatto? No, mi ricorda qualcosa ma non riesco a ricordarmi cosa. Non è la City Hunter? Sì. A quella dei treni. Brava, bravo. Brava, grazie. Cara. Kaori, brava Kaori. ok, allora, vedi tu che cosa vuoi fare in questi giorni. Io gli avevo lasciato da ultimo pezzo di backstory con Arico. Il biglietto del ho trovato un cazzo di posto di lavoro o qualcosa del genere, no? Io l'avevo visto nel messaggio, sì, perché l'ho trovato rientrando in casa il giorno stesso in cui sono andato, sì. Quindi l'ho visto. Quanto posso fare 2 più 2 e capire che è la taverna? Fai una prova di intuizione con la difficoltà 1, perché... C'è un... No, disegnino di un boccale, non c'è niente nella storia che dà direttamente lì, però ci potrei arrivare. È una prova di intuizione, la difficoltà è 1 giusto per... Allora, a meno che non succeda roba strana, si sa mai stasera con i dadi, almeno io. Passata. Che cazzo. Sì. È estremamente probabile. Ha fatto sparire il locandiere la sera che tu e Enrico siete andati da lui, che misteriosamente se n'è andato. Ha trovato un lavoro per tuo fratello e tuo fratello ti ha lasciato un messaggio. Sì, sì, allora io voglio prendere. Tra l'altro che diceva anche chi cazzo è il duca. Chi cazzo è il duca, è vero? Tu hai fatto un background che era già intersecato col successivo background. Allora, vado a questa taverna. Esatto, vorrei farti notare che io, le uniche volte che ho combattuto in Warhammer, non ho mai preso una ferita. Ma in realtà nessuno ha mai preso grandissime ferite. No, neanche una. Tranne i PNG. Ma in anni nessuno. E Ral. E Dal. E vabbè, Dal l'hai one-shottato. Dal è morto. Tanto di rispondo a Fabio che ci chiede a che gioco stiamo giocando. Stiamo giocando a Warhammer Fantasy terza edizione. Prendo tutte le precauzioni necessarie per andare alla taverna, che vuol dire uso scaldacari e cerco di fare di tutto per non sembrare me. Okay. Quindi mi zeppo per esempio le scarpe per sembrare più alto. Nascondi la barba? Nascondo la barba. Beh, in realtà l'hai tinta, eh? L'ho tinta, ma la nascondo anche. Almeno se... Incappucciato, pipa, perché io tra l'altro, voglio fumare. Però tra l'altro in realtà Lothar / Alarico ti aveva già dato delle cose per camuffarti, sì, 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 di più, sì, sì, quindi sì, sei avvantaggiato nel sì, 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 sì. Io ho tutto il trucco e parrucco di Lothar e andrei alla locanda e mi intratterrei fino a chiusura. Ok, fai sta prova di scaldaggeri.
La difficoltà, hai un bianco in più per le cose che ti aveva lasciato Alarico per aiutarti, e la difficoltà, dato che comunque la taverna diciamo che la stanno tenendo d'occhio, è 3. Sì. È 3 e un nero perché te la stai andando proprio a cercare. E io mi prendo un punto fortuna. Del gruppo, perché ho imparato da Alarico a essere furcivo, ad evitare... Boom! Questi, no, è andata bene. Questi. Era boom, era quello. Questo e questo. Beh, è andata bene fino a un certo punto. Successo. Un successo. Secco. Andata bene. Non è poteva andare male. Peggio. Non è andata male. Poteva essere così. E fare zero. Ci metti un paio d'ore a prepararti per essere sicuro che sia tutto in ordine e a posto. Tanto devo aspettare chiusura. Quindi parto il pomeriggio per arrivare alla sera. E arrivi alla locanda. Tu in questi giorni hai già cambiato il nome in il boccale infuocato, in questo impeto di fantasia che dà il boccale in fiamme ti ha portato a chiamarlo il boccale infuocato? No, sto aspettando che arrivino con le torce. Però nel frattempo ho fatto 2+2 e ho detto: sai che questi se tornano voglio la mia cazzo di armatura e lo scudo e la mia mazza. Beh, sarebbe il caso. Quindi li tieni dietro al bancone. Un po' come i motociclisti tengono lo shotgun dietro. Peggio, in realtà, sì, è tipo lo shotgun, il martello. Lo scudo è appeso alla parete accanto alla porta e l'armatura è su un appendino ad altezza umano, però dove io mi infilo sotto faccio cascare. Ti dirò, al posto dei quadri metti gli scudi. Anche. Così qualsiasi angolo della casa sei. Verrà fuori sta cosa, al momento mi costerebbe troppo. Perché dovrebbe urlare... Nano, vestizione! se no non funziona. E cosa scorrono invece che sete orientali, fiumi di birra? Beh, chiaro. Ah sì, mi pare buono. Fiumi di birra e delle asce. Quelle però devi evitarle. Oppa! Arrivi alla locanda e vedi che la locanda è come te la ricordavi nelle settimane prima che Airstar la comprasse. C'è un bel po' di gente. C'è rumore per strada, gente che è mezza ubriaca e sta vomitando lungo la parete. Vuol dire che la locanda è florida. Esatto. Ci sono alcuni segni di pugnale nella porta, però... Sono i miei, torno più tardi. Anzi, vuol dire che sono nel posto giusto. Esatto. E infatti dietro al bancone... lo vedi a fatica perché tu sei basso, lui è basso, è dietro al bancone, non hai ancora avuto tanto tempo. Ciuffi di capelli che girano. No, io sono leggermente più alto. Tu sei leggermente più alto. Tocca, io sono quelli di lì. Sì, signora, sono subito da lei. Porta le altre. Due da questa parte. Arriva, birra nanica, ottima. C'è un sacco di gente che sta comprando e vendendo. E fai una prova di fellowship per vedere quante monete accumulerai in questa giornata. Fellowship. Sono stato ancora lì come stanza. Vabbè, lasciamo perdere. Sono i blu, non i verdi. Giusto? No, no, puoi prendere i verdi stavolta. Fuori dal combattimento puoi fare quello che vuoi. Fellowship pura o con qualcos'altro? No, solo fellowship. Contro? Niente. Conta quanti successi fai. 1, 2, 3. Vabbè, tre vantaggi, le monetine di rame. Sì, sono tre monete d'oro e spicci. Tre monete d'oro? E d'argento. Io me le segno, Ah, no, è davvero così! D'argento. Scusa! Sono tre monete d'argento e spicci. Ho fatto 300 monete d'argento, sti cazzi! Che comunque io ho una moneta d'oro e 53 d'argento al momento, quindi... Ah, una moneta d'oro. No, ce l'ho anch'io due, è vero. Beh, il più ricco è Alarico, che ne ha nascosti 10 ma non sa dove. È un problema. Quindi non è ricco. Potenzialmente è come se tu avessi dimenticato la password della banca. Sei ricco, ma non puoi accedere ai tuoi soldi. Io ho preso la banca di Dimitri. Nel futuro. Bravissimo. Fate largo, largo, fate passare il nano. Ci sono altri nani nella locanda. Oltre a Barin e evidentemente a Pintus... Al momento nella locanda ci sono 4 nani, oltre a voi. Più una dozzina di uomini. Ok. Uomini, donne. Io mi avvicino, siccome lui ha nascosto la barba, sta sui tacchi e un... Oh, una nana, da quanto?
Una che? Io non mi faccio riconoscere, quindi alterò anche la voce. In alto e basso. Beh, tu hai fatto quel successo di prima. In basso, in basso. Quindi, per ora, a meno che lui non voglia fare un tiro. No, me frega proprio. Cioè, ho vestito un bottito sempre più grosso, sembra un guerriero. Mi perdoni, scusi, stavo... errore mio. Le offro un posto. Si sieda. E mi vuole una birra, quindi... Porta boccale. Attenta a quello che dici. Purtroppo è quella di importazione un po' soft. Attento a quello che dici, che sulla birra nanica non si scherza con i nani. Che non mi rifilare. La sto comunque spacciando come nanica quella che non era nanica perché non ho potuto ordinarla, quindi... Ecco. Che non mi rifilare la Thunder Wave, che roba per umani. Allora lei ha imparato fine. Un palato fine, le darò una birra forte, non è nanica ma è forte. Bene, apprezzo la sincerità, almeno fra consanguini. Nani? Era un po' indeciso. Aiuto, siamo passati nani giapponesi. Esatto. Vado a prendere un boccale, ovviamente di quelli belli terracotta spessa, perché se questo qua è grosso quanto pare me lo sfonda. Pensavo pulito. No, è pulito. No, è uno dei più sporchi che è in taverna. Come si usa fare nelle taverne nani? Eccolo qua. E questo qua è che ore saranno? Le 18. Ti porgo le patatine, è andata male il giorno prima. Aspetta, insalata di patate è andata male del giorno. Voglio tirare una turlo. Le patatine. No, sì, ti prego, voglio tirare una turlo. Vai, assolutamente. Non verde perché lo faccio sul momento. Tecnicamente probabilmente non sono più neanche patate. È appunto, è quello. La difficoltà è 1, perché non è difficile accorgersi che le patate sono andate a male. E comunque è un fallimento, il viola te l'ha dato, però... Va bene, ho 3 successi. Capisci che sono andate a male senza nessun problema, basta guardare, neanche annusare. Guarda, se hai qualcosa da mangiare veramente, va bene, se no capisco perché qui dentro vomitano. Forse non è per la birra. Beh, diciamo che il gruppo di umani là in fondo è arrivato alla quinta, ha cominciato a vomitare automaticamente. Però gli affari li fai bene. Sono un portento da quando ho schiaffeggiato e giocato a bocce con 4 disgraziati. Ormai sono diventato una celebrità qui. No! E ti danno noie? E se non una celebrità? No, ti danno ancora noie. Di solito quando schiaffeggi qualcuno tornano con altri il doppio. Ma non si sono più visti. Ormai sono 4 giorni. Sono 4 giorni che non si vedono, vuol dire che non verranno più. Certo, io mi sono premunito. Ha detto che sarebbero venuti con le torce, ma. Le torce si usano per gli orchi, mica per i nani. Beh, mica vero. Anche gli orchi usano le torce per rosolare i nani. L'ho visto fare. Ho capito. Tu vedi un orco qua attorno? No, ma non si sa mai. L'umano a volte la mente sua diventa tipo orco. Porco. Passami i manuali nel frattempo. Da mangiare comunque potrei aver messo su un arrosto stamattina e non lo controllo da un'oretta, ma è a fuoco lento. Oddio, fatti dare una mano, ho capito, vado io in cucina? Ti fidi? Beh, Dio, non mi fido molto in generale, ma se mi dai una mano di là e a servire non paghi la birra, ovvio. No, non intendevo quella, la birra te la pago. Non intendevo pagare. ma... Io ti do una mano a cucinare l'arrosto e me lo porto via. Questa deve essere una filosofia di questa città strana. È la seconda volta che sento no, ti do una mano e ti pagherò la birra, non ti preoccupare. Vabbè, tra come vuoi. I nani non si fanno queste cose. Vai, io mi fermo un po' per fratelli nani. Da quando è che si dice fratelli nani? Cugini. Cioè, senso... tutti cugini. Sì, nel senso di fratellanza. Scusa, vengo dal clan degli Slayer. Metallo! Dal clan degli Slayer. Siamo della legione degli angeli della morte. Lo sai, vero che tra le cose se tu fai riferimento... Ah no, non eravamo Red Bear. Ok. Ho esatto. Un attimo di...
Vado a recuperare quella cosa che si chiama il rotto. Io vado che in realtà è meno peggio di quanto te ne aspettassi. Qual è la difficoltà? La difficoltà è su a fuoco lento, semplicemente vuol dire che ogni tanto la cottura si è fermata, ha riacceso il fuoco e ripartite con calma. E dalla cucina senti fare, sì, anche gli umani e gli uomini li cuociono a fuoco lento. Non per questo vuol dire non si bruciano fuori. Vai. Una cometa di Sigmar per un arrosto. È perfetto. Uno stracotto d'asino fantastico. Che la cosa costava meno perché è partito come arrosto, è diventato uno stracotto. Però è uno ottimo stracotto. Questo lo puoi offrire a un argento al piatto, quanto è buono. E offrire. C'è bene bene. Questa roba qua mica la offro, questa qua la faccio pagare un sacco. Scusa, non mi intendo di commercio, offrire nel senso. Usa il tuo lavoro, per Dio, cioè sfruttalo. Gigio, sei te il padrone della locanda. Io prendo il mio piatto, visto che ho finito di cucinare, mi metto in un angolo e mangio insieme alla mia birra. Anzi, due. Inquadro quelli che mi stanno. Mi danno anzi, tre. Di... Beh, è un po' che non bevo. No, perché hai da fa pure. Tanto è robaccia questa. Già. Guardo quelli più ciucchi e arrivo con i piatti passandogli avanti e indietro. Faccio andare l'odore del mio prodotto. Stratega. Uh-huh. Buonissimo questo. Mi hanno detto che ci sono leccati i baffi. Mi stanno raccontando tutto il giorno. Un cuoco eccezionale è passato qui stamattina. Una cosa meravigliosa. Sì, parla di meno e versa di più. Ah, certo, non vuoi mangiare anche questo? È meraviglioso. Versa. Versa, ok, glielo verso nel boccale. Intendevo in un piatto. T'ho forchetta. Vabbè, è a stracotto e affogato nella birra, anche quindi. Anche mia moglie lo faceva così, no? Non è male. Non so se bere o mangiare adesso. Senti da un angolo. Stai facendo entrambe le cose! Beh, è buono. Fai i complimenti al cuoco. Ottimo. Passagli da una pacca sulle spalle. Bravo, bravo, mi frutterà un sacco. Grazie, grazie. Beh, sono contento per te. Mi sono guadagnato la birra, direi. Ah, sì, sì. Questo spiscio, però. Se vuoi andare di sotto, non ho ancora aperto tutti i barili. Ho questa locanda da meno di una settimana. C'è della roba nascosta da chili di polvere. Sta invitando un nano a trovare l'oro, va benissimo, vado a cercare pepite. Occhio, non è che non finisci schiacciato dai barili, sono pericolanti. Semmai il contrario, però va bene. Io schiaccio il barile. Che non è quello il nano che schiaccia il barile sulla fronte come la lattina, eh. Scusa, te la come l'apri la botte? Dal tappo? Con la testata? No, con l'accetta, effettivamente. Con l'accetta. Quello è il modo da umani. No, col coltello io. Sono un nano fine. Il coltello lo uso per tutto. No, è che lui ha una sola risposta per qualunque cosa. Un coltello piantato da qualche parte. Non importa cosa sia, una persona, una porta. No, sulle persone no, sulle persone sono tanto martelli. La serata passa fruttuosamente alla fine, tra lo stufato, lo stracotto e la birra e tutto quanto. Hai fatto un altro bel gruzzoletto. Facciamo altre tre. No, queste erano le monete che hai raccolto. Ci ho provato. E sono andati via praticamente tutti, rimane giusto questo nano che ti ha dato una mano. Che io sono ancora in cantina però. Nel momento in cui chiudo, scendo, tu sei sano o no? Tanto per sapere. Io ho fatto il sommelier, quindi sto spillando botte botte per capire. Fai una prova di resilience. La difficoltà è 3, perché nelle botti c'è anche roba un po' più forte. No, Dio mio, ma... Così da sommelier, no? Ma se hai testato tutte le botti, può essere anche tanto così. E quante ce n'è di botti? Era buona, era una bella cantina. Un cazzo. Una bella cantina magari di roba buona, magari non tanta. No, non era roba buona, però era una buona cantina nel senso di ricca. 3? Aiuto. Ti trovo ciocco a cantare. Ciocchissimo. Guarda, per fortuna la stella del caos me la levo. Due fallimenti.
E sì, lo trovi di sotto che è proprio appoggiato con un braccio intorno a uno dei barili che sta bevendo ancora qualcosa. Vedi che c'è un buco in tutte le botti della cantina. Cioè, no, meglio, c'è un tappo di sughero in ogni botte, significa che le ho aperte tutte. No, le ultime le hai aperte e non le hai chiuse. Sì, con passo a chiudere, ma porca. Almeno ne hai trovata qualcuna buona. Le ultime. Tieni, indebolito. Ah, come se usassi la forza. Anzi, no, scusa. Questo, intossicato. Mi sembra più adeguato. A tu, checks? Sì, a tutti i tiri aggiungi due neri e un bianco. È interessante. vabbè. Che mi sa che ti... Non ti lascerò qui. No, 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 effettivamente. Vieni che ho trovato. Cioè, non lo so, ma già ce l'hai detto, mi metterai lì. E direi che vado giù a un sacco di patate adesso. Della serie ripigliami o... No, puff. Hai bevuto tutto, un nano si lascia cascare, non si tiene su. Anche perché i nani sanno che a furia di tenere su altri nani arrivi a in giovane età ad avere i colpi della strega. L'ernia del nano. La famosa ernia. Dovuta a nani che sostenevano altri nani ubriachi. Io però in questi giorni avevo scoperto che c'era una porticina dietro alle... Giusto. Alle botti, e l'avevo attrezzata con un po' di robe che avevo raccattato e guarda che culo, c'era un giaciglietto. Ho paura. Giusto perché se ti porto su... No, c'è un cadavere fatto a pezzi. Oh, l'altra sera uno è stato male. Pensavo fosse morto. Mi no, stava solo male. Poi lui l'ha fatto a pezzi e quindi adesso è morto. Come leggete nel futuro? Così. E ti ci sbatto dentro perché ti portate su per le scale? No. È un po' metallo. Non hai detto te lo... Ti ci sbatto. Oddio, un po' metallo. Nel giacino. Aha, avevi che l'ho scambiato per donzella all'inizio, ma... E riordino su. Sì, quando torni di sopra però vedi che ci sono sei tizi di sopra. Due hanno le torce. E ti dicono... Uno è quello davanti che parla. Ti sembra un po' più furbo degli altri. E un po' meno abituato a prendere i pugni in faccia. Non meno abituato a menare. Aia. Meno abituato a prendere pugni in faccia. Aia. Te l'avevano detto o no che saremmo tornati con le torce? Non avendo specificato il quando, non vi attendevo. Siamo tornati. E il nostro capo non è per niente contento. Non è contento che tu sia ancora vivo, non è contento di quello che è successo con suo figlio, e quindi... Sono fermato. È venuto qui a bere, è stato male? No. Certo senso. Non fare lo gnorri e non far finta di niente. Forse non hai idea di chi sia il nostro capo, questo te lo posso concedere. Ma non è importante che tu lo sappia, dato che ti dobbiamo staccare... qualche pezzo. No, la barba no. No, la barba te la lasceremo, sei contento? Grazie. Ti staccheremo le mani, inizieremo dalle mani, poi vedremo dove ci porta un po' la serata. Che ne dici? Oppure diamo direttamente fuoco alla locanda con te dentro. Questo l'ho già sentito. Sì, eh? Attento che io sono incattivo. È un problema. E non l'ho trovato. Perché io... una mezza idea di come liberarmi di tutti ce l'avrei, ma tu sei in cantina Ciocco d'Espo? No, non si fa. E io comincio a camminare dietro il bancone. Beh, se dobbiamo cominciare questa attività di taglieggio, se non vi spiace, fin tanto che le ho, vi offrirei un goccetto, così me ne piglio uno. No, ce ne potremo prendere quando ti avremo tagliato le mani, non c'è bisogno di iniziare adesso. Lo potremo fare alla faccia tua. Anzi, ho una proposta da farti. Sì? Sono un uomo ragionevole e non ho intenzione di
faticare troppo o di rischiare le palle dei miei uomini. Quindi guardo se c'era lo, c'è l'uomo che lo no. Non sei più rialzato. Gli altri tre sì, ce ne sono altri due e poi c'è il capo. Diciamo che io non ho nessuna intenzione. Adesso si rende capo. Sì, perché hai riposato e anche la fatica non ce l'hai più. Non ho nessuna intenzione di per sé di tagliarti le mani, ok? Dopotutto a me non hai fatto nulla, sono semplicemente stato pagato per sistemare una vecchia faida. Il come è stato lasciato al mio libero arbitrio. Perciò, dato che mi sembri un uomo in grado di lavorare, le mani potrebbero servirti. È un'ipotesi intelligente. Quello che ti propongo io. Mi avvicino sempre di più al mio martelletto. Al mio dissosore. Fai una prova di scaldaggeri allora. Vabbè, Dio, quello è nascosto, non sto andando a prenderlo, sono con le mani sopra, okay. Va bene. Allora, finché non inizia a armeggiare sotto, va bene. Sarei disposto anche a lasciarti le mani. Anzi, potresti anche renderti utile per noi. Dopotutto, Airstar ti ha messo qua sapendo che saremmo venuti e anzi, ci ha fatto sapere dove eri. Quindi perché lavorare per un uomo del genere? Potrei aver lavorato troppo oggi, ma non ho capito. Chi è che vi ha detto dov'è che sono? Airstar. Mi giro, guardo il contratto appeso. Airstar. Ma che ha detto Airstar, eh? Airstar. Sappiamo benissimo che sai chi è. Sì. Torniamo a noi. Se una persona del genere ha deciso di venderti al Duca per qualche spicciolo, forse non è il caso che tu continui a lavorare per lui. Potresti lavorare per noi. Siamo delle persone comprensive e saremo anche disposti a lasciarti la locanda. Che gentile. Lasciarti le mani, però noi qualche cosa al buon Duca la dobbiamo portare. Quindi la mia proposta è questa. Fatti tagliare la lingua, tanto non ti serve per lavorare. Noi riportiamo un trofeo al Duca. Il Duca è contento e soddisfatto che tu non possa più dire menzogne alla gente, come hai fatto con suo figlio. Tu puoi continuare a proseguire nella tua vita e noi ti chiederemo una percentuale più bassa di quello che ti chiede adesso Airstar, che oltretutto è una persona evidentemente di merda. Che ne dici? E ti allunga la mano. È una proposta molto interessante. Sto prendendo un bicchiere. L'alternativa purtroppo è che ti tagliamo le mani e diamo fuoco alla locanda e non ne gioverebbe nessuno di noi. No, né l'una né l'altra. Cioè, né la locanda, né le mani, né voi, né io, né noi. Ah. Oddio, svengo. E casco dietro il balcone. Veramente o per finta? Per finta. Ecco, allora fai una prova, in questo caso, di Guile. Contro la difficoltà del più difficile, che è evidentemente il capo. La difficoltà, te lo dico, sarà 3 e un nero. Sposta di qua, intanto, che così, questi almeno sappiamo quali sono. 3 e un nero. Io devo fare fellowship e sono qua, così. Dai, sono 3. Fortuna. 2. Dai, potrei anche riuscirci. Potresti quasi riuscirci. Potrei, però, non è detto. Allora, questo elimina questi due. Questo elimina questo. E questo elimina questo. E quelli si eliminano tra di loro. Non rimane un vantaggio soltanto. No. Ah, sì. Ti rimane un solo vantaggio. Non mi crede per un cazzo? No.
Però fatto sta che nel cadere mi casca addosso lo scudo. Ok, quello ci sta. Perché cioè, invece di fare la caduta per terra mi sono schiantato contro un muro e in alto faccio fatica a mettere i chiodi. Ma perché devi metterli in alto? Puoi metterli a portata di mano. Non sono particolarmente intelligente. Ho capito. Ho bisogno di mio fratello perché mi dica le cose intelligenti da fare. Vabbè, ho capito. Dovremmo dare fuoco alla locanda e schiocca le dita e iniziamo l'iniziativa. Anche tu in realtà che di sotto. Vabbè, non sei completamente addormentato. Infatti sono tordo, ma le chiacchiere le sento. L'alcol ti tiene un po' sveglio, ma ti fa addormentare una roba strana. Quindi fai l'iniziativa, ma mettine sostanzialmente sveglio in meno. Dipende quanto ubriaco sei. Lui è solo intossicato, quindi è sveglio. Sono alticcio. Cioè, c'hai un po' quella nausettina che non ti dà sinistra, esatto, e gira la testa. Che quando chiudi gli occhi gira la stanza intorno. Quattro vantaggi. Però i quattro vantaggi è capisco quello che sta succedendo e mi preparo di conseguenza. È solo agilità, giusto? È solo agilità. Che merda. Secca. È un successo e un vantaggio. La tua merda è funzionante. Loro pure tirano per due perché uno è il capo che tira tre. Tre viola tiri? Sì, perché sono cattivi. Però ok, giusto. Fa tre vantaggi. Io non sono specializzato sul martello, sono specializzato sullo scudo. Giusto. Mi ricordavo che avessi preso a scudo laterale, però fosse stato un caso. No, l'avevo proprio puntata così. 1-1-1-1. E io sull'1 in fondo, però. Sei l'uno in fondo. Però di vantaggio, se posso. Ho capito la situazione e mi sto preparando di conseguenza. E mi sto immaginando te ubriaco che cominci. Allora, adesso spada. Non sono ubriaco, sono alticcio. È ubriaco per un essere umano, quindi è alticcio per un altro. Ah, ok. Sono solo più allegro col sorriso mentre preparo mi la mia bombetta. Mi ha sputtato l'immagine nano alticcio, nano ubriaco, quella scena di merda di Gimli. Ne aveva bevute anche meno di Barin in questo momento. Sì. Il capo, dopo aver schioccato le dita e aver detto vabbè dobbiamo dar fuoco alla taverna, usa la sua manovra per uscire dalla locanda. E senti che prende qualche cosa che era appoggiato alla parete della locanda fuori. Ok. Ma non sai che cosa sia. Però tocca a te. Ho paura. Io sono in 5 dentro. Adesso. Come manovra mi tiro in piedi, che effettivamente non è andato giù, e come azione mi lancio tipo Capitan America con lo scudo in avanti. Eccoci. Quindi fai un attacco. Esatto, detto anche Shield Slam. Ok. Loro sono venuti preparati, quindi al momento la difficoltà è 3. Io ho 3 verdi perché sono in stance qui, più 2, più 3 gialli, più 2 bianchi. Non c'è la Rico stasera, ma non sentiamo la mancanza. Esatto. È per quello che Manto, è per quello che Manto c'è poche volte, perché sennò i combattimenti diventano troppo facili per voi. Due stelle del caos. Due vantaggi, deve ritirare. Perfetto. Sega 1 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi. 6 successi. E 3 vantaggi. Allora i nemici a terra, la cometa se compariva si è cancellata quindi fa niente. 5 più forza come danno, quindi boia. 9 boia. Tu carichi a testa bassa 1 e vedi che lo spingi talmente forte che sbatte, scivola indietro su una macchia di vomito, sbatte la testa contro uno dei tavoli e rimane steso a terra. Qualcun altro? Gli altri quattro
Due hanno ancora in mano le torce e due sono davanti a te, insieme a te, perché hai buttato giù uno di loro. I due con le torce, uno la butta per terra, tanto è tutto legno, e l'altro prova addirittura a lanciarla dietro al bancone. No, la grappa! Loro hanno di agilità 3, 1, 2, 3, difficoltà è standard perché stanno cercando di colpire il vuoto. No, zero. Niente, questi uomini sono veramente pessimi. Avevano le torce con il cordino per non perderlo, non l'hanno tolto e gli è ritornato indietro? Sì, è rimasta attaccata. No, cade, ma non cade sugli alcolici, cade semplicemente per terra. Quindi ci metterà un attimo a prendere fuoco. Mi servono 4 di recharge. 4 di recharge, 1, 2, 3 e 4. Gli altri due invece ti picchiano. Ma becchiano? Ti picchiano. Tu hai lo scudo, quindi adesso quanto hai di difesa? Di difesa o di toughness? Di difesa. Defense. Ok. Di agilità hai due? Sì. Tanta roba. Ma tanto allora aggiungo un altro 9. C'è la toughness per pararti i danni, quindi... Sì. Ba-boom! Niente, non ce la faranno mai. Cioè, mai. Per la cronaca, 6 fallimenti e una stella del caos. Ci sono 3 vantaggi, ma muoiono. Mamma mia. Sono veramente gli uomini peggiori che Altdorf avesse da mettere in campo contro qualcuno. Tantissimo. Niente, ti saltano addosso, sbattono tra di loro perché non si erano coordinati. Stavo pensando a quello. Tornano indietro tenendosi tutti e due un attimo la testa, urlandosi: coglione, lascia andare me per primo. Però tocca intanto a Barin, che da sotto sente boom. Da sotto sente, salgo, vedo, giusto, sì. Scendo, chiudo la porta e... No. E lancio una molotov. Eccolo. No! Tanto, esplosiva. Scusa, allora meglio. C'è differenza, una molotov fa prendere fuoco. L'esplosivo fa granata frammentazione. Tanto sta già prendendo fuoco, quindi non c'è bisogno della molotov. No, vabbè. Allora, tu con la molotov, con la granata... Sì. La granata è contro una persona. No. No, è cioè, la direzione contro una persona. E potrebbe se essere va bene, è aria. Ok. Quindi tirerai un nero in più perché in mezzo all'area c'è anche lui. Vabbè, aspetta, in che senso in mezzo? Non basta tirarla dietro. Stile palla di fuoco D&D. Lui ne ha buttati uno per terra ed è in mezzo agli altri due. È in mezzo agli altri due. Il nero in più è. Ok. Dato che lui è in mezzo e rischi di colpire anche lui. Quindi con calma. E la difficoltà è 3. 3 viola. Sì. Più sei intossicato, quindi due neri e un bianco. Li ho messi. Ok. Ci vuole un po'. Forse è andata bene. Salutiamo Angela, che è la prima volta che guarda un GDR. Ciao Angela! Quindi ci beccano noi che siamo belli e carini e coccolosi? Esatto, almeno credo. Da quello che dicono altre voci nella testa potrebbe no, essere... No, zero. Zero? Zero totale. La lanci, perfetta, non avrebbe facilecca. Colpito? No, non l'ha accesa. Eh sì, quello intendevo. Non è che fa cilecca. Cilecca l'avrebbe accesa e non ha funzionato, non l'ha proprio accesa. Cade per terra una roba. E tutti quanti guardano... La lancio... Allora, se io prendo uno stress, posso fare un'altra azione? No, un'altra azione no, puoi fare un'altra manovra. Cioè puoi o tornare di sotto o ti puoi mettere sulla difensiva, però non puoi fare un'altra azione. Mi nascondo dietro l'angolo se non mi hanno visto. Scaldaggeri si può fare per nascondersi? No, perché okay. Durante una manovra non puoi fare tipi. Ah, ok. Se fai un tiro è un'azione. Ok, allora mi metto dietro l'angolo come copertura. Ok. Dalle scale, perché ovviamente le ho risalite per tirare. Evidentemente quando un tiro è un'azione, a meno che la cosa non ti dica. In questo caso è una manovra. Sì.
loro, il capo da fuori, dice: uscite, me ne occupo io. E ritarda l'azione a quando gli altri sono usciti. Ok. Pintus, tu hai visto rotolare in mezzo a voi una roba. Barilotto. Seguo la stradina, la direzione da dove... Non c'è nessuno. Ma... vabbè. Loppa, una manovra, mi alzo di uno la stance. E con la successiva stacco il martello da sotto al banco con l'azione. Ok, sì, puoi usare l'azione per farlo. Stacco il martello e sono lì. Visto che gli altri, visto che sono usciti, stanno uscendo, sono usciti. Volendo puoi prendere una fatica e fare anche un'azione. E loro sono però già usciti? No, loro sono dopo di te. È uscito solo il capo finora. Ok, allora mi prendo uno stress, una fatica, perché tanto hai voglia. E tiro una martellata sulle rotule. Vai. Così. Proprio. Una martellata sulle rotule. Non vai mai. In realtà basta, suppongo. Perché sì. La loro difficoltà è sempre 3. Ma. Con un nero anche. Perché si mettono a difendere i due tizi dietro che hanno lanciato le torce. Questo cancella questo. Questo cancella questi due, ma ci sono comunque due clessidre. Quella si ricaricava. In quanto si ricaricava questa azione? Zero. Zero, ecco, adesso si ricarica in due. Evviva! Questi si cancellano e rimane una stella del caos. Per cui. Mi dai 5 ricariche? Perché avevo fatto una clessidra anch'io. Yes. 2, 3, 4. 4, tanto il prossimo turno sono 4. Vai. E tu ti sei buttato in mezzo? Mm-hmm. E sei un po' troppo in mezzo. Due riesci ancora a tenerli a bada senza problemi, ma altri due da dietro hanno un bianco in più ad attaccarti perché la foga. Sta a loro che il loro capo gli ha detto di uscire, però adesso tu sei in una posizione talmente da partorello che bello. Non possono esimersi. Il partorello, per chi non lo sa, perché non è di Brescia o dintorni, grazie, è quando degli amici in genere, ma in questo caso un po' meno amici, si mettono in gruppo a picchiarti sulle cosce molto duramente in modo da farti provare il dolore del parto. In questo caso loro ti picchiano e basta. Improved block. Cosa fa? Improved block? Dopo che sono stato dichiarato bersaglio di un attacco, mi servono due di un altro di recharge, grazie. Loro si beccano due viola in più. Ok. E parco giudinia. E dopo averlo fatto, il mio shock value aumenta di uno fino alla fine del turno. Perché prendi due viola? Dopo che sei stato di chi gli attacca. Chi attacca. Va bene. Due viola o uno? Perché io ho uno per dolce. Scusa. Scusa, uno. Ok. Allora sono 4 giusto. Erano i due token. Niente. Tanto ne basta uno con Claudio, vedi? Sì, infatti. Ne basta uno perché tutto il resto si azzera. No, hanno un vantaggio. Incredibile. Il vantaggio è che sei overwhelmed per due round. Adesso vediamo che cosa vuol dire. Sì. Perché non lo so neanche io. Un mistero. Tanto... che ci sono 2 milioni di carte, quindi tutte le volte ricordarsi cosa. Tutte le tue azioni fisiche hanno un viola in più. Cazzo. Perché loro ti stanno addosso, ti pressano e non ti stanno facendo né arretrare né avanzare. Il capo aveva ritardato fino a quando non toccava a loro. E senti che da fuori si tende
una balestra. Oh oh. E un dardo vola verso lui. Può usare due verdi perché si è preso. Parla prima di me? Sì, lui aveva ritardato. Lui è il primo del. Ah, ritardato a quando loro uscivano. Sì, giusto. A quando loro agivano. Loro hanno agito. Giusto, giusto, giusto. Tu hai una. Più uno di soak e uno di difesa. Ok, quindi tre in tutto. E però uno dei suoi uomini si mette in mezzo e prende il quadrello al posto tuo. I nani fortunelli. E un altro dei tizi che era intorno a te cade a terra. Però in questo momento vedi che la locanda sta iniziando a prendere effettivamente fuoco. Una torcia buttata per terra prima da appiccarsi il legno gliene vuole. Sì, la quantità no, di dipende alcol. Quanto alcol è stato rovesciato per terra. Ah, poi sta iniziando, non ha preso fuoco. Ah no, ok, per la ci vorrà un po', non è che devo far dal pompiere, dico no, no no no, non ancora. Ok, perché c'è anche il vomito che stempera. Esatto, però dato che nel vomito c'è anche l'alcol, insomma si compensa. Vai, perché dai. Ho servito così tante grappe stasera, solo birra di merda avevo. Allora ringrazio che hai servito le patate scadute. Dimmi se è possibile, proprio da film americano, accurate shot, spara sulla cosa che prima non è esplosa. Con cosa? Con la pistola? Certo. Sì, ci sta. Io ho la pistola nella gamba come Robocop, non esco senza. Vivo o morto, tu verrai con me. Più morto che vivo. Allora, io posso... You may suffer up to stress before performing stage, quindi dammi due stress. Ok. Perché you may, ovviamente. Perché ogni stress mi dà due bianchi. Perfetto. Ah, però. Cazzo. Infatti, è vero. Così siete. Che è veramente buona. Sono quattro bianchi solo di quello. Sì. Poi due neri per la call. Ha difficoltà di colpire quell'oggetto? La difficoltà è di suo è 3 perché l'oggetto è piccolo e quindi difficile da colpire. Tu sei ancora intossicato? Già messi. Ok, allora c'è un bianco in più. Già messo. Ma scusa, hai preso 2 stress e ogni stress ti dà 2 bianchi. Ogni stress mi dà un bianco. Ah, avevo capito 2. For each stress suffer add bianco to your die pool. Ok, va bene. Avevo scritto ad bianco. Ad bianco. Sì, sì, c'è scritto ad bianco perché ci sono i simbolini dei dadi. Quindi c'è scritto ad bianco. E sono 2 successi sì. E 2 vantaggi. Sì. 2 vantaggi va ad aria! E recupero uno stress. Ok, e Manto tira un... Anzi, ti dirò, non uso il recover stress di qua per fare i due vantaggi di qua, della Red Bear Cocktail che fa ad aria. Mi stai per dire tira su agilità. Per bilanciare, perché sto usando praticamente due carte insieme. No, ti stavo dicendo molto più brutalmente, tira un bianco. Se fai un successo, non sei nell'area. Se fai un vantaggio, no, sei nell'area solo per un pezzo. E se fai bianco, sei nell'area. Sì. Allora, l'area è stretta. Di questo esplosivo perché è una distanza, uno step. Che vuol dire che si erano anche allontanati per caricare lui, quindi in teoria lui quindi e l'hanno coperto perché non caricava, cioè e infatti è mezzo coperto. Vabbè, ma tanto bene, io volevo dare un boost in più. È mezzo coperto, quindi vabbè, quanto fai di danno? 10 ad aria su tutti e tu ne prendi 5. Tu quanto hai di... 5. Ho uno di difesa. Di soak? Quanto hai di soak? 5 di toughness. Niente. Prendi l'aria. Prendi le spalle. No, ho spostato l'aria, fa... Te lo prendi con la barba. No! Tu lo rimanda indietro. E... Loro vengono sbalzati indietro e sbattuti contro il muro. Due vedi che sono praticamente andati.
Perfetto. Mentre due sono ancora... Io no, non rumore, sono sani. Fai ma... rumore di pistola e l'esplosivo ormai si capisce dove sono e posso gridare NANO IN BUCA! E il capo a questo punto si mette una mano in faccia e dice: idioti, sono circondato da idioti! E punta la sua balestra a questo punto verso le bottiglie dietro al bancone, in modo che l'alcol cada per terra vicino alla torcia che è dietro al bancone. Quindi la difficoltà anche per lui è 3, perché colpire le bottiglie è sempre difficile, però diciamo che c'è una possibilità. E sto aspettando che tiri. C'è una possibilità, ma ma non c'è il modo di riuscire. No, c'è però una cometa. Era no, 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 no. Sì, erano sì. Due svantaggi, un successo e una cometa. Ma la cometa può contare o come vantaggio o come successo. Quindi un vantaggio, un successo e uno svantaggio. Esatto. Colpisce la una delle bottiglie. Brutta roba. Perciò un po' di alcol cade per terra e inizia effettivamente a prendere fuoco. No, no, proprio da cinema americano. Vediamo la scena dell'alcol che sta che andando verso la fiamma. Quello è lo svantaggio. Appunto, quello lo svantaggio. Avete tempo adesso di fermarlo oppure prende fuoco la locanda. Almeno la parte del bancone. Corro. Do una leccata alla parte di alcol che c'era in eccesso per togliere la torcia. Non è che toglie la torcia, arriva così. Se scappi, uno di loro cerca di è per terra e non può attaccarti, però cerca di prenderti per i piedi e farti cadere. È dietro il balcone la torcia? Sì. Ci penso io! Sicuro? Non c'è il tempo di dire sicuro. No, vabbè. Cioè, direi che questa è la classica azione gratuita a tre parole. Ci penso io! Ci penso io. Fine. Ok. Tra l'altro stavo notando come nelle action per il combat c'è un po' un cazzo. Anch'io per trovare queste ho un po' faticato e studiato. È un cazzaccio. Sono dovuto andare sull'arciere elfo. Mi fa un po' schifo, però questa carta era buona, cazzo. Sono andati molto 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 sul mago. Mago e chierico. Ma neanche tanto, perché se non compri le espansioni di base... Vabbè, chiaro. Però anche nell'espansione, nell'avventura che abbiamo preso, The Gathering Storm, c'è un pacchetto di azioni. Ho detto, oh, almeno c'è un po' di azioni anche per gli altri, non solo per i maghi. Sì. Non solo per i maghi umani. Sono le azioni per gli sciamani orchi. No. Ma tanto per dire, ad esempio, ce n'era lo Shield Slam e poi un'altra per robe con scudo, questa roba qua, che in realtà... Sword and Board. Cioè, sì. Fa un cazzo. È un po' il limite di Warhammer Fantasy terza edizione, che l'avanzamento non ti dà così tanto, come invece poi ti dà Guerre Stellari, che è il figlio illegittimo, no, non illegittimo, perché il figlio legittimissimo, ah, ecco, di questo gioco. Tra l'altro, vabbè, a proposito di Guerre Stellari, se c'è una cosa da dire, se siete di Milano o potete venire a Milano il 12 dicembre, cioè il giorno prima che esca Guerre Stellari nei cinema, e volete passare alla Forgia, vi faccio giocare a Guerre Stellari. Che è carino, sono. È carino. E continua a essere il mio gioco preferito, anche più di quelli che ho scritto io. Mi sono rosicato le mani per non essere stato un giocatore a quei tempi. Venuto. Incredibilmente, nonostante c'è Drammoni, è stata una nonostante Roberto c'è stato il drammone. Sì, no, Dio. No, Roberto. Nonostante Bizzis, abbiate pietà, ma era Bizzis, no. Infatti l'abbiamo disperso, no, nel vuoto cosmico. In realtà io stavo valutando così come effettivamente c'erano i momenti drammoni, poi però se riuscivamo a buttarle in una cacciata, effettivamente era questa, era l'aria. Cioè, sì. Passava una buona parte del tempo in cantina. Diciamo, le uniche parti effettivamente cicciose di dramma sono state lo scontro con tuo padre. Madonna, ho ammazzato la moglie per la promessa moglie. C'è stato il momento. È stato comico.
Quello cos'è? Un raccolino? Sì, ma piccolino, è un raccolino. Mi sono piegato quando l'ho sentito. Quello che ha steso Revan in un colpo. Cazzo, gli ha fatto una critica, l'ha sventrato. E poi ci sono stati tutti i momenti di... I droidi che smorzavano qualunque tipo di dramma ci fosse. Bizzis che lasciamo perdere. È una sciapola. E dicevamo più cazzate che dramma, infatti. Sì, no, non so perché. Forse perché la chiusura stava sul fatto che mi era morta tutta la famiglia e quindi mi è rimasta un po' qua. No, poi la partenza improvvisa di Jacopo. Cioè, improvviso, no, non lo so. Però la partenza non è stata improvviso. L'improvviso è stata la sua assenza di connettività quando è arrivato su, perché l'idea iniziale era che lui giocasse un droide, perché così quando andava su la sua voce poteva essere metallica ma sarebbe stata del droide, vero, invece poi non riusciva proprio a connettersi, e quindi è vero, pace, potremmo ritentare. In realtà, uscendo adesso il Genesis, che è il nipote di Warhammer, cioè il sistema di guerre stellari, mi ha portato fuori dall'ambientazione. Ah, ok, grazie della spiegazione. Di cui, tra l'altro, ci sono stati donati dei soldi con l'esplicita clausola che fossero utilizzati per il Genesis. Grazie Andrea. E quindi sto aspettando che esca effettivamente un annuale per comprare anche quello. Perfetto, cool. Grazie Andrea di avermi dato un'opportunità. Ficco, ficco. Sì, ecco, sento un po' la mancanza dell'albero di progressione. Sì. Comunque... Mi sono dovuto prendere una action, perché altrimenti non potevo fare la sega. Action! Con questa action tiro una scudata come arma, suppongo. Sì. Vabbè, invece se usassi il martello faccio il danno più la forza. In teoria. Chiedo. Boh. Sì. Però siccome perché non lo scudo di suo non fa danno. Non è una weapon skill... Me lo pippo via. Vabbè, niente. E semplicemente non ci aggiungi un giallo. No, comunque uso lo scudo e dunque è cut and run, che con lo scudo non so come possa funzionare l'idea di cut and run. È con il bordo dello scudo. Salve, nano, questo nano versione Capitan America mi angoscia. No, ti garantisco che a rievocazione storica che la facevo, lo scudo dato d'Italia era un'arma. Era considerato un'arma. Infatti Wonder Woman. Innegabilmente. Più di Capitan America, che lo usa per stendere la gente. Wonder Woman invece lo usa per tagliare la faccia alla gente. La domanda è... Che è sempre stata violentina Wonder Woman. Che è un ammazzo. Parliamo. Si può colpire più di un nemico come in Guerra Stellare, appunto aggiungendo un nero, un tipo... Un nero, no, è semplicemente se nero. Sono dei mob come loro, infatti ho tenuto conto dei danni aggiuntivi che si passavano da uno all'altro. Ottimo, e stavo mettendoci un dado in più, due dadi in più. Tre dadi in più. Quanti? La difficoltà è tre. Grazie. Te se non fai una stella per causa Dio non sei contento, eh. Questi se ne vanno, questo se non ne mi piace va. Moltissimo. No, due vantaggi, dai, non è andato malissimissimo. Due vantaggi. Beh, visto che ho provato col provare col più di tutto due. Provola, sì. Aspetta, questo va di qua. Sei riuscito a mettere in piedi uno di quei token che credo sia. Sì. Sono hanno condizione esposti per due round. Exposed cosa vuol dire? Vuol Suppongo dire che non... avete un bianco a tutti gli attacchi contro di loro. Ok. Per un round? Sì. Okay. Due round. Non me lo tengo davanti. Che in scena è ho cercato di colpirli, non li ho colpiti, ma nello spostarsi indietro hanno non possono andare verso il bancone perché ormai sta per partire la fiammata e lo sanno. Dall'altra parte della locanda pure c'è la torcia, quindi non ci vogliono andare e non hanno nessun altro posto dove mettersi se non lì in mezzo, nella speranza di uscire. Tra l'altro tocca a loro. Non è mia la locanda, se si brucia sono cazzi. Uno dei due. Però aspetta. Siete stati mandati dallo stesso che. No. Uno dei due dice all'altro: tienili fermi. Ci penso io a sistemare la locanda.
mentre uno dei due si mette in mezzo e prepara l'azione a quando uno di voi due agisce, quindi probabilmente quando gira il l'altro esce dalla locanda e tira la porta dietro di sé, chiudendo dentro il suo amico, tra virgolette. Non sono molto amici. No. Sono pur sempre dei tagliagole. Mi sembra un bellissimo lei de fuga. Tocca a Barin. Barin fa un bello scatto. E a quel punto il tizio salta verso di te per cercare di brancarti e impedirti di andare verso... Improved Dodge. Che cosa fa? Stessa cosa, aggiungo un viola. Quindi un viola in più. Tu di agilità hai? 5 e un bianco. Dovrebbe cambiare soltanto il side effect, cioè non soltanto, perché il viola è uguale per tutti e due. A me aggiunge poi Soak fino alla fine del turno, invece a te. Posso usare una free maneuver? Niente, non ce la fa. Il viola in più serviva a quello. Cerca di lanciarsi verso di te, ma è troppo debole ancora per l'esplosione. E poi, oltretutto, avendo ancora... Io mi abbasso ancora, rotolo su me stesso per prendere lo slancio avanti. Prima non... Che nano atletico! Nonostante sia ubriaco. Sonic! Sì. Nonostante sia ubriaco. Infatti per me era l'ennesima capriola vomita. E... Riesci ad andare verso l'alcol. Come lo blocchi? O nella torcia. Ah, sposti la torcia. Lui per la colluzione più... Io ero partito da... Scusa, ero partito da Pintus. Vado a leccare l'alcol da terra e sono rimasto... Sono Barin! Ciao! È vero, ma sono rimasto ancora sull'opzione Pintus. Raccogli la torcia. Dall'altra parte... Ha chiuso la porta, vero? Ha chiuso la porta. Ok, sì. Non farò quello che ho in mente. L'altra mangia fuoco. Ah no. Vabbè, sei chiuso dietro. L'altra torcia non ha dell'alcol che ci sta andando addosso, però inizia a consumare almeno uno dei tavoli. Ho una manovra, uno dei tavoli, sti cazzi. Ho una manovra, mi avvicino anche a quella torcia e con il piede mi ci metto sopra per soffocarla. Ok. Tu hai già fatto... No, era... No, avevo una manovra gratuita. Okay, quindi ho un'azione da fare. Che è quello messo meglio? Il capo fuori. Dentro ne è rimasto solo uno, vivo per metà. Non è vicino il capo? Come raggio? No, perché è fuori. Essendo fuori... Abbiamo una sola finestra della sifola, tra l'altro. Ci passiamo noi nani. No, niente, non posso fare Twin Pistol perché ho una torcia in mano, no. E nemmeno close quarter shot, cioè sparo ravvicinato. Beh, sul tizio mezzo morto sì. Ma non ha senso, ho già sparato una volta e si è fatto esplodere una granata. So. Seccalo. No, io uso la torcia per... Vai, fai un tiro per colpire di forza. Forza? Eh sì. Ma un'agilità perché cerco solo di colpirlo, spaventarlo. No. Difficoltà? La difficoltà è sempre 3, ma hai un bianco in più perché lui è esposto. Ah, pensavo ricoperto d'alcol. No, volevo evitarlo. Un successo e 4 svantaggi. Gli vai addosso con la torcia, lui non si sposta e... perché non sa da che parte andare, semplicemente rimane paralizzato. Io dal balcone mi sono allontanato, Sì, sì. Ok, no, per 4 svantaggi ti cade la torcia nell'acqua. No, cazzo. No, il problema è che tu pensavi che lui si spostasse indietro. Lui rimane completamente paralizzato perché non sta capendo niente. Ha ancora le orecchie che gli fischiano dall'esplosione. Si rende conto che il suo amico gli ha chiuso la porta alle spalle. Tu gli vai addosso con la torcia. Ti aspettavi che si spostasse, non si sposta, quindi anche tu vai addosso alla torcia perché semplicemente... mi stila di mazzi, certo, non ha un'impugnatura, esatto, e ti prende una fatica. Vieni. In più fai un tiro di agilità. Questo mi piace di più perché hai comunque fatto 4 svantaggi.
E la difficoltà è 2. A successi siamo messi bene, 2 svantaggi. No, che okay, non prendi fuoco allora. Mi sono rotolato nel lago. Sì, sì, è giustissimo. Sei pieno d'alcol e sei... Cioè, non posso assorbirlo quell'alcol. Anzi, al massimo lo trasudo. Esatto. Il capo da fuori... sentite che sta armeggiando con la serratura, cercando di spaccarla in modo che voi non riusciate ad aprire la porta velocemente. E come sempre lui prende la calma che deve, di intelletto a 3 e un bianco. E ce la fa! No! Finalmente riescono a fare qualcosa! Sono quasi contento per te! Quasi, quasi, quasi ovviamente! Anch'io, sentite la serratura che si spezza dentro. E quindi sapete che l'unica uscita sarà eventualmente la finestra. Pintus. Io ormai sono vicino all'entrata dove c'è l'attaccapanni con sulla mia armatura. Ok. Adesso resta su. Iron vende poco. Allora, senza fare un tiro per vedere quanto bene l'hai costruita... Dato che comunque gli devi dare un minimo di sì, sì. sforzo, prenditi una fatica, però puoi ancora fare l'azione. Tu immagini di rimanere incastrato come un tubo. Sì, come... Cazzo! Dove siete? Non vedo nessuno. Sto immaginando Robin Hood della Disney quando, si ve... quando Robin Hood si mette addosso la marionetta di... del principe Giovanni. Sì. Una volta messo su era un... E dai, muovi il culo e usciamo dalla finestra. Vai, ritardi? Eh? Ritardi o no? Beh, adesso che c'ho sull'armatura del resto, semplicemente metto la sedia accanto alla finestra per riuscire ad arrivarci comodo almeno. Mm-hmm. E la apro e poi pace, quello fatto. E non credo di poter fare l'ultimo altro. Tizio fuori ritarda l'azione, Barin. Mi hai aperto la finestra? Sì. E c'è la sedia davanti. La finestra in realtà era già aperta. Ah, non avevo allora... fatto in tempo a chiuderla quella. Tu? Lui è davanti alla porta. Lui chi? Lui, quello che ha spezzato la chiave della porta. Il capo. Sì, e la porta è di fianco alla finestra, però no. Sì. Perché? Azione di movimento, vado fuori. Azione di movimento, vai fuori, tocca al tizio che ha ritardato l'azione. Che cerca di darti una mazzata in testa. Nuda e cruda. Che era il motivo che ero sotto l'armatura prima di uscire io. Però ce l'ho la mia armatura addosso. La destrezza. 5. Ah no, c'ho anche la cotta di maglia io. Quindi quanto hai di difesa? Come metto? Ho 5 di agilità. E 1 di... 2 di soc. Ah, 2 di soc. Il giacco. Ma la cotta di maglia è quella che ci ha spedito a Natale dell'anno scorso la mamma? È possibile. Il maglioncino. Infatti ha delle renne disegnate sopra, incise con le rune. Ha delle runne. No, invece tra anello e anello c'è i peli di barba del nonno. No, guarda fortuna, eh. E il due di tocchio era meglio. Non ti colpirà mai. No. Su quattro... di poco rispetto alla loro media, però no, non ti prende. E anzi... Tu hai un bianco se lo vuoi attaccare ancora. Perfetto, perché aggiungi un nero con lo squarter shot. Sono ancora intossicato tutto sì. Questo movimento. No. Mi sento un po' Roberto. Se le spornie durassero così poco, il mondo sarebbe un posto in cui si beve ancora di più. Sì. Non posso dire che sarebbe un mondo migliore, ma sarebbe un posto e che costa troppo l'antisbornia. Però esiste. Esiste. Sì. Mi fanno i complimenti per essere un gran master, grazie. Un gran bel pezzo di master. Ah, non mi hai detto la difficoltà sua. La difficoltà sua è sempre la stessa, 3. 3. Però hai tirato qualche dado. Però i neri per ora sono tutti vuoti. I neri per caso. Questi no. Questi no.
Anzi, sono belli carini. 2 successi, un vantaggio. E un token di ricarica. Un token di ricarica? Sì, ok. Sì, ma non importa. Tanto lo colpisco per il danno normale e posso disingaggiarmi e aggiungo una critica. Lo uccidi perché aveva solo col danno normale, praticamente lo ammazzi. Ed è un colpo anche silenzioso. Aspetta, vabbè, quant'è che fai di danno normale? 6. Immagino, sì, lo uccidi. Ma è un punto ferito. Devo dire chiaramente, lo uccide. Nel primo di uccidere faccio salutami il duca. E corro via. Ok, mentre corri via, ciao Barin, il capo corro via intorno alla locanda per vedere se ce ne sono altri. No, che me ne vado così. Sì, il capo era ancora lì. Sì. Quindi quando tocca a lui, si avvicina alla finestra. E no, fermo tutti. Come il capo? Tu hai sparato allo scagnozzo che stava allo scagnozzo mezzo morto che era stava tirando a te la mazzata. Io volevo sparare al capo. Ti avevo chiesto anche il capo è lì accanto alla porta. Sì, e poi io però ti ho detto lo scagnozzo ti attacca e tu mi hai detto lo attacco. Io ho pensato lo scagnozzo. No, il capo intendevo. Scusami. Allora non avresti avuto il bianco. Vabbè, non ha fatto niente il bianco, quindi tolgo niente. Ma il computo della casualità non si sa mai. Comunque, vabbè. No, è che avresti avuto un viola in più. Quindi niente vantaggio. Niente critica. E lui era solido e sano come un pesce. Toglie 2 dal danno che fai, che era? 6. Quindi 4. Quindi toughness lui ha... gli fai dei danni, ma non assolutamente a sufficienza per ucciderlo. No, non importa, gli volevo mettere il pepe sul culo. Ok. Poi quello sulla porta ci pensa lui, devi uscire. Quello sulla finestra, allora. Finestra. E vabbè, mi prendo questi per ricordarmi dei danni che gli hai fatto. 4. No. No? Ok. Anzi, 4 no. Barin Pintus. Va bene che siamo Barin, tocca al capo. Sì. Ecco che cosa stavo dicendo. Ah, ok. No, vabbè che siamo gemelli per ora. Anche il master ha cominciato a confonderci. Ormai siamo finiti. Lo so, guarda il potere dei nani, che sono tutti uguali sti nani. Si fomba la fine di Dimitri. Allora, il capo, tu gli hai sparato? Sì. Con close quarter? Sì. E ti stai allontanando? Sì, ho fatto disengage. Quindi ti urla: se pensi di andartene via così facilmente, e ti spara alle spalle. Spalle no, però insomma ti spara mentre te ne vai. Mm-hmm. Quindi la tua difficoltà è sempre 5. Un bianco e 3 e 2 di soak. 2 di soak e poi te lo conti tu? Sì, 2 danni in meno, giusto? Esatto. Ok. Ah, 2 bianchi lui tira in più. Niente, eh? No, un successo! C'è un successo! Ci sono 76 svantaggi, ma c'è un successo! È una stella del caos. No, non c'è una stella del caos. Un successo e 4 svantaggi. E si inceppa la pistola. No, allora, l'arma... La balestra, in teoria. Poi. L'arma ti fa... Ho quella balestra e non l'ha ricaricata, scusa. L'arma ti fa una critica. Un successo? Ah no, è un solo successo, scusa. No, allora ti fa il danno normale dell'arma, giusto? Mm-hmm. Che dovrebbe essere 6. Un danno. E 5 di soak. Ho 3 toughness e 2 di soak. E lui però si prende in faccia il rinculo. Il rinculo della balestra. No, non il rinculo, però il cavo della balestra. Ah! Perché per puntare meglio l'ha avvicinato troppo alla faccia e si è graffiato. Okay. E quindi prende
due ferite. Avevo detto quattro. E sta Pintus. Pintus esce pucciando in avanti Marin. Si stava già allontanando. Ah, stava andando di corso, va bene. Rimane lo scagnozzo giusto di fronte. Quando atterro con il mio dolce peso, il martello sta già ruotando e faccio effetto schiaccianoci. Ecco, rimaniamo in tema. Oh, sono un nano. Che altezza quella è? Non è che posso puntare sempre la testa facendo i salti. Non ti preoccupare, ti hanno già prenotato un campo da cricket. Con tutti questi tiri dal basso verso l'alto per colpire le palle. Meraviglia. Ho passato l'estate a guardare quelli che giocavano nel campo davanti a casa mia a cricket e ci ho messo un po' a capire le regole. Non sono sicuro di averlo fatto. Le hai guardati mentre mangiavi degli antibiotici scaduti? No. E allora non hai capito le regole. È molto facile. Ecco, maledizione. Difficulty? 3. Loro non sono più... No, lui è ancora esposto perché era per due round che rimaneva esposto. Quindi hai anche un bianco in più. Ma spende dei punti fortuna che non li hanno ancora usati. Ok. Quindi hai anche un nero in più. Un nero. Vabbè. Provo. 3 avergli salvato la vita. 1, 2, 3, 4. Ottimo. Hai un vantaggio. Non fa un cazzo. Quindi... riesce a evitare il martello, anche perché ormai si stava già spostando perché ha visto Baren uscire e sapeva di non fare in tempo per come è messo a colpirti di nuovo. Con il vantaggio mi fa spazio per mettermi in linea con il capo. E basta, in realtà non posso fare nient'altro. Ok. Lui invece cerca di distenderti. Ma ti sto facendo così. Ciao, sono qui. Ma lui cerca di stendere Baren e Pintus. Ah! È lo scagnozzo adesso, eh. Ah, okay. Non il capo. Lo scagnozzo cerca di stendere Pintus. Scusi, un testa al capo io. Aspetto due giusto. Neri. Adesso. Aspetto giusto. Prenderà un altro punto fortuna. Intensa. Io non potevo registrare un visto. Visto che ne ho due. Questi sono 3 successi. Questo si cancella con questo. Questo ne cancella uno. Ci sono degli svantaggi, ma ne parliamo poi. Intanto rimane un successo. Per cui non ti fa danno, in realtà. Ma sei bloccato sul posto per 2 round. Cioè, cosa, mi hai inchiodato al terreno? No, ti si mette in mezzo e ti impedisce di andartene. Ma porco. Ricordati che sono i 2 round. Ok. E subisce della fatica. Cioè, neanche fosse l'abilità di un ragno sparacolla. Ma vedi che sta facendo di tutto per frapporsi fra te e il capo. E per quanto sia stato uno stronzo con il suo amico dentro, ti pare che abbia un senso di lealtà, non verso i suoi pari, ma verso chi sta sopra di lui. È stato uno stronzo, però avevi in parte ragione. Perciò, io ti dirò, quello mi capita spesso da dire. Kabarin. Twin Pistol. Tiro fuori tutte e 2 le pistole e le punto verso di lui. Tanto vediamo se lo colpisco prima di fare il figo. Beh, allora potresti. No, 2 vantaggi. Acci. Fai qualcosa con i vantaggi? No. Sì, aggiungo una critica.
Non gli fai danno danno, ma gli fai una critica. Cioè, com'è che funziona? Cioè? Non gli scendono i punti ferita, ma ha una ferita critica. Dato che le ferite critiche ti rimangono, non le puoi curare, mm-hmm. se non difficilmente, e hanno degli effetti ulteriori, e passano la robustezza, in realtà ti conviene anche fargli delle ferite critiche. Soprattutto quando trovi qualcuno con troppa robustezza per tirare. Ad esempio, questa ferita critica al momento è sfiga vostra, non serve a nulla, ma se fosse un nemico con un mago che lo può curare, mm-hmm. sarebbe invece una gran cosa, perché la severità di questa ferita critica è pari al numero di ferite che hai adesso, che è 4. Minchia. Anche Alarico avrebbe le sue difficoltà. Quindi inizia a essere difficile, più diventa ferito, più questa ferita... Cioè, quindi praticamente l'ho colpito dove l'avevo già colpito. Mi ha infilato più in profondità i proiettili. Che è una brutta roba. Sì, infatti. E infatti lui è particolarmente incazzato. E a questo punto lui non cerca più di fare le cose con grazia e gentilezza. Ah, perché lo stava facendo? Perché... Finora sì. Adesso passa ai rossi. Ah. E essendo PNG non hanno gli step, quindi ok, che è il punto di forza dei PNG. Però ne può convertire solo uno rosso. Intanto io ho 5 stanze verdi e una rossa, non ho da che domandarmi. So dove stare. Spende anche un punto fortuna dei suoi e la tua difesa è sempre 5. Yes. E un nero. Come fa per difesa? Ah, l'agilità. L'agilità. Prossima sessione. Non ho abbastanza da di viola. Vabbè, uno lo ritirerai. Ma tanto non serve perché... Forse. Dai. No. Allora, questo e questo se ne vanno con questo, questi due se ne vanno con questo, questo se ne va con questo, questo se ne va con questo. Uno svantaggio. Oh, per ora siamo pari, uno scombio di colpi, a parte la critica però. Adesso devo... Rattled. Adesso vediamo che cosa vuol dire. Lui ti spara di nuovo un colpo con... la balestra e non può convertire i dadi in dadi stance per due round. Wow, deve tirare per forza con i blu, quindi. Sì. Wow, pesa, soprattutto se usi rossi, pesa. Pintus. Forte Rattled. Tra tutte le condizioni che ho pescato finora è quella più disastrosa. Sì, veramente sì. Pintus prova stavolta, visto che è bloccato il tizio, si sta avvicinando, mi sta tenendo ad un vabbè, vuoi salvare le tue noci e perderai la faccia e prova a schiacciarlo. Dal movimento pensavo ripartissi sulle noci. No, è diverso. Era la finta. Ti attaccava la faccia. Boom, noci. Pintus ha due movimenti base col martello, da dietro davanti e davanti dietro. È un po' metallo. No, io non volevo dire niente. Ma te lo sei detto da solo. Ci sono arrivato dopo. Allora. Difficoltà 3 sempre. La difficoltà è 3 e non hai più il bianco in più perché non è più esposto. Sì, ma ce l'avevo comunque per la carta. Sarebbe stato un altro in più, non hai quell'altro in più. Che schifo! Sì? Beh, mica tanto. Ma insomma. È un successo e due svantaggi. Anche il successo può cancellare la stella? Ah! Uno svantaggio. Un successo e uno svantaggio. Un successo e uno svantaggio. Lo svantaggio mi fa una pippa. Il successo colpisco normalmente e faccio disengage gratis. Ok. Mi sfondi la faccia. Oh.
E però quello ti rimane lo stesso, perché lui ti cade addosso e quindi il prossimo round comunque ce l'hai talmente addosso che non riesci a spostarti, dovrai rimanere lì. Ma sai che mi stai facendo fare la parte di Gimli? Che ti devo dire? Cioè, vale come uno! No! Adesso arriva sopra un altro orco morto. Toccherebbe al tizio morto, quindi Barin. Mi avvicino e sparo ravvicinato, close quarter shot, che mi costa solo un nero. Condizione brilla. Brilla, brilla, la scintilla. Non è in quel senso. È più nel senso di esplode. Oh, non c'è Gianni, ma stasera coi Viola gli sto dando battaglia. Dillo a me. Gli ho colpito due volte. Allora, se un vantaggio dà una critica, due vantaggi danno due critiche? In teoria sì. Dimmi te, eh. Sì, sì. Allora, come abbiamo già detto una volta... Andiamo a sommatoria, tipo se sono due, tipo io due... I successi no, i vantaggi sì. Ah, ok. Allora sono danno normale, 6 danni e 2 critiche. Allora, le due critiche, gli tagli una delle dita di una mano. Non ti preoccupare. Per cui ha due neri a tutto quello che fa con quella mano, compreso caricare la balestra. La vedo dura. E non può usare le azioni per due round. Poi può fare solo le cose base, non può fare le cose... Tipo implorare pietà. Pietà, pietà, alza le dita! Non posso! Bene o male è quello che avrebbe fatto adesso. Perché gli fai anche 6 danni, hai detto. Sì. Quindi sono... Quindi 2. Ah, 3, giusto. E lui butta la balestra per terra e fa... Ok, forse siamo partiti con il piede sbagliato. E il duca sicuramente mi deve delle spiegazioni. Doveva essercene solo uno e siete in due. Avete ucciso tutti i miei uomini. E io non ho intenzione di fare la fine dei miei uomini. Quindi, prima che arrivino le guardie, dato tutto il casino che abbiamo fatto, troviamo un accordo che mi faccia andare via vivo da qua e che soddisfi tutti e due. Era bello fartelo fare, scusa. Bello, una mano. E comunque fa schifo la barba tinta. E ho riconosciuto sull'armatura il l'intreccio del nonno. Sì, cioè... Fratelli. Comunque si mette tutti la mano, i nani sono fratelli, a cui non ha, esatto, le dita mozzate in mezzo ai capelli. Hai proposto un accordo? Come ho detto già prima, si sta tenendo la mano, sono un uomo ragionevole. Giusto. Primo, la scarsella per tutti i danni che hai fatto qua. I miei uomini hanno abbastanza soldi addosso. E i tuoi saranno a sufficienza. Ma riassumiamo un secondo. Tu ne sai... No, tu non puoi sapere. Non so chi sia. Che tu dovrei sapere, io non so chi è. Cosa volevi? Non ti stavo ascoltando prima, scusa. Il duca mi ha chiesto di sistemare un certo Barin Redbeard. E tu con grande sforzo l'hai sistemato. Dovrò portargli qualche prova di averlo fatto. Prendo il tizio che è steso a fianco a me, tiro fuori un coltello, taglio la lingua e gliela do. Vorrà qualche prova. Taglio un dito e glielo do. Prende il dito, lo tiene di fianco alle tue, tenendosi la sua mano sotto la scena. Un po'. No, veramente voleva che...
Ti sembra un dito di un nano, testa di minchia? Non posso portargli questo, neanche la lingua è delle dimensioni giuste. Lo butta per terra. Dovremo trovare un altro tipo di accordo. Io me ne posso andare da questa città. E il duca farà fatica aspetta. A cercare me. Chi è questo Barin? Un bravo nano. E a che clan appartiene? L'ha appena detto lui. Sono duro d'orecchie. No, sei ciocco. Un po'. Tu hai la barba rossa. Sì. È una cosa forte quella che ti sto per chiedere, ma perché non ti vengono più a rompere i coglioni, un pezzo di barba. Non tutta. Un nuovo tipo di taglio di barba. Ti fai un bel pizzo. Se ne prendo solo un pezzo, mi servirà un pezzo di carne attaccato sotto. Non è convincente un pezzo di barba senza lo scappo. Oppure tutta la barba. Di sicuro chiude la cosa. Esistono delle lozioni per fare crescere la barba? No. È una leggenda tra i... Mago Avon si dice che... Tra i nani calvi. Dio nanina. Ma non funziona. Dio nanina crescita forte. No. Ah, no. Punto. Esistono due tecniche nel commercio. Le ho imparate nel primo e unico corso seguito all'università. Poi dopo la prima settimana mi sono addormentato e ho smesso. Mi sarei addormentato anche io. Parla quello che l'ha finita, probabilmente. Comunque. Sicuro, è un ingegnere. O assecondi la tua clientela, o gli proponi un'alternativa. Effettivamente, forse era il corso di milizia urbana, non mi ricordo. Senti, decidite, io ho pensato a un'alternativa. Il resto fai te, sembra che qua tutti ti scambino per questo Barin. Beh, però... la descrizione coincide perfettamente, devo dire. A parte il fatto che pensavo che saresti stato più facile da abbattere. A proposito, togliamoci da qui, se vogliamo parlare. Non penso le guardie ci metteranno molto ad arrivare. Apro la porta. No, soprattutto con quello. E vedi che da dentro inizia a vedersi un po' la luce delle fiamme che stai attecchendo dall'altra torcia. Tu parla, ci penso tolto. Io. A spegnere? No, qual è l'altra torcia che abbiamo tolto? Voi avete tolto la torcia. Tu hai tolto la torcia. Sì. E l'altra l'ho soffocata col piede. Ah, ok. Però aveva già preso un pezzo del tavolo, te l'avevo detto. Sì, sì, va bene, allora io torno dentro. No, per dire, non mi ritrovo un no, falò dentro. No, non trovi tutto il falò. Solo che si vede la luce ancora dalla porta. Io vado a sistemare dentro. Tu intrattieniti con questo signore. Cerco anche di fare un po' di pulito. Ok. Intanto cerca di tapparsi il sanguinamento alla mano come meglio riesce. E gli faccio, tieni, questo aiuta a coagulare. Se vuoi gli dà un bianco. Il fatto è che questo pezzo qua io ho una vaga idea di cosa vorrei fare, ma non so. I bianchi, quella cosa che non servono mai. Non servono mai niente, no. In realtà vedi che si fa più male di prima. Fai alla svelta, ho bisogno di farmi vedere da qualcuno. Ah, fa vedere. Toc! E prova a farlo svenire. Fai una prova di forza. Contro la sua robustezza. C'ho la mezza idea, però è che non riesco a portarla a compimento. Hai un bianco perché è già mezzo. Barin non è qui. Qui il Barin sei te. Quindi cazzo tu. Io una mano te l'ho data. Poi. La sua robustezza sono 3 e 2 neri. Però è un bianco. 3. 2 neri. Con strength o toughness? Strength. Lui resiste con toughness. Atletico.
Ha detto due bianco. Un bianco un più bianco. Il mio, che vale. E Ale. Questo si leva. Sono comunque un po' di successi. Mi pare fosse così, sinceramente. Sì, beh, non cambia moltissimo. No, non lo so, sai. Lo stendi, ma data la quantità di svantaggi, sta arrivando un drappello di guardia. Che sarà una dozzina di metri da te, perché spuntano proprio da dietro il palazzo e vedono i cadaveri fuori dalla locanda e tu che stai trascinando via un tizio svenuto. Ah, proprio in quel momento arrivano. Sì. E 4 svantaggi. 19 svantaggi, una stella del caos. Fermo! E corrono verso di te. E chi si muove? Sono schiacciato. Sto cercando di salvarlo. Si sono azzuffati qui fuori. Fai una prova di charm. Charm proprio, non guy. Beh sì, guy, ci stai. In realtà li stai perculando. E la difficoltà è 3 e basta. Ma con un nero, perché in questo momento non sembri quello innocente. No, è perché ha un'armatura. Armatura, martello di fianco. È un nano che... La locanda è mezza distrutta, sangue dappertutto davanti. Allora, questi sono 5 e questi sono 2. Devi ritirare un chart. 3, 4, 5... Questo se ne va con questo. Li riesci a convincere un attimo. Vedi che il capo pattuglia dice agli altri: controllate dentro la locanda se ce ne sono ancora. Sì, erano dentro, stavano bevendo, sono impazziti. Vedi che ti mette la mano addosso. Non ti preoccupare. Ho appena aperto, mi rovineranno i passare. Passa la voce, non ti preoccupare. Si sistemerà tutto. Sta cercando di... Lascia fare a noi, siamo esperti. Il mio sguattero sta spegnendo il fuoco. Mi stavano incendiando la locanda. Sai chi erano? E chi li ha mai visti? Sono 4 giorni che ha aperto. Schiocca le dita. Voi due, portate via questi due. Noi vedremo che cosa c'è dentro. Lei si sieda sul bordo della strada, sul ciglio, riprenda fiato e non si preoccupi, andrà tutto bene. Non sono le guardie di Temes. Per fortuna. Si sta battendo anche. Senti che efficienza. Davvero. Non mi hanno appeso al muro. Cercano di aprire la porta, vedono che è chiusa, allora prendono a spallate la porta un paio di volte finché non la buttano dalla finestra. Per forza. C'è un problema. Mari, lascia fare la guardia. Ho appena finito i turni di ricarica per il Red Barcott. Scontrato. C'è la guardia, lasciale fare. Ci aiuteranno. No, io come ho detto sono a spegnere l'incendio. Non c'è scusa, ragazzi, non c'è niente, come fa? Sì. Le guardie sfondano la porta e entrano. Sono in 6 guardie in tutto. Il capo rimane fuori con te. Il caporale. Comunque, il tenente rimane fuori con te. E quelli dentro fanno la conta dei cadaveri. Uno all'altro dice, si danno una gomitata. Tutto sudato, dire, perché ho questo lo conosciamo. Due vengono ad aiutarti, prendono i mantelli e coprono le fiamme con i mantelli per spegnere il fuoco. Quando la situazione si è abbastanza tranquillizzata, hanno portato fuori tutti i cadaveri che c'erano dentro. E uno di loro va a chiamare altre guardie per farsi aiutare a portarli via. Ce la faccio, visto che sento le guardie, a sfilare qualche borsello prima. Fai una prova di scaldaggeri. La difficoltà è 3. Ho tutti i cleptomani in questo gruppo. Comunque. Questo gruppo. Io sono nato ladro. Io a parte i miei personaggi ladri non ho mai messo... No, però, nei giochi di ruolo... No, vabbè, sì, grazie, sì, in generale sì. Quante volte succede... Ah, riuscite a uccidere l'arcilich potentissimo, ah, dove sono i soldi? Ciao Roberto, parliamo di te. A me non viene come prima cosa, l'ultimo lo dimentico sempre. Due scarsetti. Riesci a trovare un... Nel poco tempo che ho, faccio... un
paio di scarselle, esatto, e non sei ancora riuscito a contare cosa ci sia dentro. No, non l'ho neanche aperto, l'ho però, solo preso sentendo facendo rumore. Però altre campanellini. Probabilmente basteranno almeno a ripagare le spese della porta. Quello. Ma senti quanto cazzo ti ha detto fratellino. Mai detto il contrario. Quando hanno sistemato un po' le cose, ti fanno ancora un po' di domande su che cosa è successo esattamente. Inventa delle bubole fotoniche, quello non è un problema. Inventa delle bubole. E poi vediamo con i dadi quanto ci credono alle cazzabubole. Non volevano uscire, stavano parlando tra di loro, dicevano che dovevano andare a fare la pelle a qualcuno. Poi a un certo punto è entrato quello con quello che alla fine era rimasto senza dita, non si è neanche riuscito a capire come si chiamasse, e ha cominciato a dare il cretino a destra, a sinistra, uno all'altro, e a quel punto non ho più capito, si sono insultati talmente a denti stretti che non capivo le parole. Hanno cominciato a ribaltare i tavoli e avevano acceso le torce per riuscire ad vederci qualcosa, si è fatto buio, non volevano andarsene, hanno preso le torce, hanno cominciato a combattere prima con quelle, poi tirando fuori delle spade, e non ho capito più niente. Io so soltanto che a quel punto mi sono messo i vestiti di mamma per stare più al sicuro. Ho una domanda da fare a Barin. Tu ascolti tutto questo o ti stai facendo i fatti tuoi? No, io direi che sto tamponando i danni. Ok. Lo lascio fare anche perché io non sono bravissimo a cattonare balle. Quello so è il lato mio. So che quella parte è sempre stato il lato suo. Sì, purtroppo non mi pare assolutamente strano. Alcuni di loro li conosciamo. Anzi, sono contento che si siano finalmente ammazzati. Un problema in meno per noi. Spero un problema in meno per me nel futuro. E qua dietro proprio c'è dall'alto il master che guarda e fa... Se dovessero tornare, se dovesse vedere qualcuno con dei tatuaggi come questo, e al capo sposta il bavero della casacca e vedi che sotto c'è tatuato un corvo nero. Ok. E io non lo vedo. E per questo l'ho chiesto da te. Ce lo faccia sapere. Stiamo cercando di raccogliere più informazioni possibili su di loro. Si stanno diffondendo come una malattia e vorremmo estirparla prima che faccia incancrenire anche questo quartiere. Se quello che portano in giro è la distruzione, il caos e il panico come stasera, fate bene e sicuramente vi darò una mano nella misura delle mie poche possibilità da locandiere. Una birra a fine turno. Ah sì, anche ad esempio. La ringrazio. Non lo so quanto voglia di avere i polotti cittadini ogni sera dentro la nostra locanda. Non ho detto che tipo di birra. Ah ecco. È andata male. Se dovesse avere ancora problemi, spero che saremo vicini. Lo spero anch'io. Terrò il martello comunque per ogni evenienza. Mi sembra una saggia idea. E forse terrei anche le bottiglie non in bella vista dietro al bancone. Ci tenga qualcosa che non si sfascia così facilmente. Oh, ha ragione, è un ottimo consiglio. Devo ancora riammodernare il locale. Come infatti, può notare, le colate di vomito non scorrono bene. Mi sembrava che prima ci fosse un'altra persona che gestiva la locanda. E io l'ho presa in subaffitto poi. Non conosce, non giravo in questo quartiere. Vabbè, spero che riesca a dormire tranquillo stanotte. Sì, un paio di ci occuperemo noi di loro. Non c'è mai problema. Una locanda e il sonno non sono mai in disaccordo. Mentre loro chiacchierano, e per questo anche non ho ascoltato, io vado nella cantina, prendo la porta e telo. È il momento. E su questa nota si chiude la puntata di Warhammer di stasera. Quello che avete ascoltato era Fumble. Pensavo che si chiudesse sulla scena di io che modificavo il lettering da in fiamme a infuocato. Quella è la scena post credit che ormai abbiamo capito che dobbiamo fare sempre. Con io che tiro sul cappuccio, alla prossima, fratello.
E quello che avete ascoltato era Fumble. Abbiamo giocato a Warhammer Fantasy terza edizione. Se lo volete comprare, trovate il link al gioco su Amazon andando su fumblegdr.it e aprendo una qualunque delle puntate di Warhammer. Se vi piace Fumble e volete aiutarci a essere sempre più fighi, potete fare alcune cose, tipo diventare soci di QWERTY o fare una donazione. Mm-hmm. Potete farci un dono, anche perché è Natale e quindi è il momento dei regali. Qualcuno ci ha regalato delle ottime birre e devo dire che tra tutte quelle che ho bevuto stasera, la rossa è la migliore. Ne abbiamo altre bottiglie per settimana prossima. Io puntavo alla L, quindi alla verde. Abbiamo altre bottiglie per settimana prossima. Io bevo. Forse anche la rossa. E, però ringraziamo Mario. Sì. Ringraziamo chi ci ha mandato i cioccolatini al cognac e al kirsch che... Ciao, sono andati. Cioè, com'è? Ciao. Ringraziamo che insieme alle cose da bere ci abbiate mandato tutti e due, senza mettervi d'accordo, degli oggetti lovecraftiani, perché ci hanno mandato dei dadi e un gioco di carte degli anni 90 di Cthulhu. Se volete farci anche voi un dono, scrivete fumblegdr@qwerty.it e vi faremo sapere dove mandarlo e a chi mandarlo. Se avete già fatto tutto questo o non potete fare tutto questo, potete comunque fare qualcosa per noi condividendo la puntata su Facebook, su Twitter, su WhatsApp ai vostri amici, nei canali di Telegram dove spammate e andando su iTunes a mettere delle recensioni a 5 ferite critiche. E sì, stasera ne sono uscito un po'. Ne sono uscite un po' e a 5 condizioni brutali. fumblegdr.it/shop è l'ultima cosa dove potete sostenerci comprando o i nostri gadget o i manuali di Urban Heroes usando il codice FUMBLENOW. FUMBLENOW! Detto questo, noi non torniamo... Non so quanto farmi insultare per il fatto che durante Black Friday mi sono ancora, per l'ennesima volta, dimenticato di passare dal sito. Potevi non dirlo e io non ti avrei dovuto menare, invece adesso te devo menare. Ma... ci sono passato e ho comprato la torre del Jenga per Dread. Bravo, lì hai avuto anche un aiuto sul fatto che il tema... Questi sono acquisti di valore. Io purtroppo col Black Friday non ho comprato niente, quindi non potevo farlo neanche volendo. Ma guarda, solo perché era 10 euro invece di 19. Vabbè, la prendo. L'ho vista anch'io, mi sa. Allora. A proposito, se avete possibilità, comprate una torre del Jenga se non l'avete già e giocate a Dread, che è un bellissimo gioco. Soprattutto per chi deve cominciare a giocare e non è sa cos'è un gioco di ruolo. È estremamente facile imparare perché c'è una sola regola. Quando devi fare qualcosa di strano, estrai. Se no, vai avanti a recitare. Che altro dire? Ascoltate SideQuest, che la campagna di Tales from the Loop continua e... sono inquietantissimi. Sì, non sono inquietanti di per sé i bambini, ma sono inquietanti i bambini giocati dai trentenni che fanno finta di essere bambini negli anni 80 con i mostri. Sì, cioè, allora, a me sta piacendo un sacco, ma continuo a pensare che siano inquietanti. Ma perché loro sono molto bravi. Sì, sì, infatti, cioè... Andate ad ascoltare SideQuest e restate in ascolto sulla pagina Facebook di Facebook e su Twitter, perché tra poco ci sarà un'altra novità per Fumble GDR con un nuovo podcast, per cui seguiteci per sapere che cosa sarà e come e dove lo potrete trovare. Se bruceranno locande o meno anche loro. Bella domanda. No, è un po' più difficile che brucino locande. Non è impossibile perché è pur sempre un gioco di ruolo, ma è un po' più improbabile che le brucino alla velocità a cui le bruciamo noi. Settimana prossima giochiamo ancora Warhammer, ma voi preparatevi per queste due cose. Uno, il 12 dicembre venite a giocare a Guerra Stellare alla Forgia degli Eroi di Milano. Sì, ci sarò io, ci saranno altri master che faranno giocare, quindi comunque non ci sarà un solo tavolo ed è probabile che troviate un posto per giocare. Vero, vero, vero. E poi preparatevi per lo speciale di Natale, in cui saremo in 75 in questa stanza. Sarà un macello. E giocheremo all'alba di Cthulhu. Anzi, sarà un macello doppio. Giocheremo all'alba di Natale. Perché cercheremo, Natale puoi. Cercheremo di scoprire cosa è successo a Babbo Natale dopo che Cthulhu si è risvegliato. Ha detto, sapete che c'è ragazzi? Ciao. No, sai che non è mai così semplice. Lo so. Non con me, perlomeno. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno in podcast, noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Settimana prossima!